satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Миллионы километров облетал искусственный спутник вокруг Земли, и всюду следят за ним неотступно. Signore e signori, una buonasera e ben ritrovati da Alessandro Orlando e dal professor Panconi, che ringrazio di essere qua. Gentilissimo. gentilissimo davvero per la presenza, perché ci stiamo affacciando a un altro evento, importante che ci vedrà partecipi come Galleria Orlando e Alessandro Orlando, e quindi ho bisogno di un supporto di uno storico come lui, che possa condividere con me questo momento così eccitante dal punto di vista di collezionismo per voi, ma anche di mia carriera personale, perché poi siamo pronti, noi siamo in partenza per Strasburgo, perché, come tu sai, ci sarà questo evento importante dedicato a Sputnik per i giovani, che sarà ovviamente divulgato in più lingue, e cosa straordinaria, sarà tutto questo al Parlamento europeo di Strasburgo. Allora ti viene in mente tante cose, no? Perché poi uno ci riflette. Io quando ho avuto questo comunicato stampa del Movimento Sputnik che sarebbero stati presenti al Parlamento europeo, allora ti viene in mente tutta la loro storia, perché tu sai bene da dove nascono, San Pietroburgo, questi giovanissimi che poi dopo si scontrano col regime comunista del tempo e quindi fuggono dalla Russia. Tu mi dicevi che in quel periodo in Russia gli artisti erano maltrattati. No, non solo erano maltrattati, avevano messo uno stop. Ecco. Cioè, se la pittura serviva, era al servizio dello Stato, era ok. Certo. Se non era al servizio dello Stato, era boicottata. Boicottata. E punita. E penso davvero alla grande soddisfazione di questi, di questo movimento che sta andando sempre più forte, sta facendo sempre più tantissimi collezionisti nel mondo. L'America si è innamorata di questo movimento. Ma anche perché oltretutto sono dei pittori validi. Io prima ho fatto una carrellata, c'è alcuni che proprio sono forti, particolari, e veramente dà l'impressione di essere all'oblò dello sputi e guardi fuori e credo che vedono quello che tratta, pari pari. Esatto, questa poi con la sensazione. Questo è il loro obiettivo, quello proprio di raccontare quello che Sputnik vedeva girando intorno alla Terra. E la cosa è vero che c'è molto senso circolare. È vero, nelle maggior parte, proprio che c'è ragione. Esatto, c'è anche un movimento importante. Tra l'altro ricorda anche certe spirali che sono dello stesso periodo di Crippa. Esatto. Quindi non è casuale. Certo, loro non conoscevano Crippa. No, non conoscevano, però in arte ce ne volte anche delle concomitanze parallele. E come. Quindi davvero io trovo veramente emozionante per loro, che hanno combattuto tutta la vita per essere uomini liberi e portano questa bandiera di libertà in giro per il mondo, riuscire ad arrivare al Parlamento europeo. Cioè, credo veramente che sia un grande momento, perché sono stati presenti, come tu sai, in tanti eventi in tutto il mondo, dall'America all'Asia. E adesso arrivare lì vuol dire proprio dove posso raccontare. L'accettazione globale. Esatto. Poi, probabilmente, il Parlamento europeo c'è qualche testa aperta, perché non è mica facile. No, infatti. Probabilmente aperta all'arte e ai valori dell'arte. Anche questo è fondamentale, il valore della... E come? Poi devi pensare che questa sera ai nostri amici a casa ho
il privilegio di poter presentare a loro le opere selezionate per il catalogo di Strasburgo, che hanno tutto il timbro di questo grande evento. Perché sono siamo un po' distanti, ma qualcuno mi ha colpito. Appena sono arrivato, boom! Ma credo che forse alcuni si vedano alle nostre spalle sulla cromachì. Ma questo è la cosa che veramente mi riempie di gioia, il fatto, come ti ho già detto, del loro essere così fuori dai sistemi. Quindi non si fanno plagiare o scelgono loro con chi lavorare, in questo caso in Italia con me, e sono onorato di questa cosa. Scelgono per ogni nazione la persona, il referente con cui affidare i quadri, perché non si fidano di questo. Perché magari qualcuno li brucia. Esatto. Non è possibile. Esatto, non è escluso. Quindi tutto questo accadrà tra pochi giorni, io sarò presente, naturalmente filmeremo questo evento e così che lo possiamo far vedere ai nostri amici a casa. Esatto. Chi le colleziona? Documento di valore. E come? Poi soprattutto questa sera posso presentare a loro le opere selezionate non da me, ma da loro. Loro che scelgono i quadri che devono rappresentarli. Quindi questa è una cosa eccezionale. Esatto. Come la consacrazione, diciamo, del loro lavoro. Esatto, arrivare al Parlamento sicuramente. Ma quello che davvero poi mi fa riflettere anche sulla la loro persona e questi cinque, sai che sono cinque uomini, no? che dipingono in questa bolla di libertà. E poi sono misteriosi. E come? Il mistero oggi ha un valore. Vero, Masco insegna. È vero, esatto. Sì, loro, come ti ho già detto, non è lo stesso motivo di Banksy. Banksy si nasconde per altri motivi. Loro si nascondono perché hanno paura tuttora di eventuali ritorsioni. Pensa di un regime comunista che non c'è più, repressivo in Russia, però hanno paura dei nostalgici. Però che nel possano... contempo il mistero è un valore evidente anche economico. Sicuramente. È importante anche questo. Sarà casuale, però è così. No, sicuramente. Infatti, giuro, quando ho avuto questa notizia che avrei potuto presentare ai nostri amici a casa questi quadri, ho detto devo sentire il professor Panconi se è presente almeno per qualche minuto con noi a questo grande evento. A parte la tua compagnia. I treni che partono. Anche perché adesso tra poco deve partire. Esatto. Però è un piacere vedere intanto queste cose. È vero. E poi la tua compagnia. E poi parlare d'arte è sempre interessante nella nostra vita. Io non posso vivere senza. Guardando per pittore, me li immagino un po'. Esatto. Anch'io ho una vita che navigo in mezzo a queste cose, sempre. Lo so bene, immagino. Ora, tra l'altro, questo evento di Strasburgo al Parlamento Europeo è interamente dedicato ai giovani. E questa è una cosa che mi piace ancora di più. Cioè, loro hanno 85, 87 anni, 89 anni, sono adulti, ed altro, sono adulti, ma proprio per questo ci tengono molto a trasmettere ai giovani questo sentimento di libertà, cioè che anche i giovani lavorino nella loro vita per essere persone liberi, anche se sono giovanissimi. Infatti io mi dovrò incontrare a Strasburgo con la loro referente, una ragazza giovanissima che dovrà poi raccontare quello che è il loro percorso. Tu cosa ne pensi delle nuove generazioni? Io penso che alle volte trascendono il concetto di libertà. Dico una cosa scontata, no? La realtà degli altri finisce, nostra finisce dove comincia per gli altri. E spesso volete che questo viene dimenticato. Esatto. Perché vedo che il vecchio concetto, forse anche di rispetto, oramai anche verso le persone più grandi, mature un po'. Abolito. Esatto. A una persona anziana di grande, tu. E se occorre pure all'occasione pure di imbecille. Ecco. Quindi, le cose sono molto. Vabbè, quelle sono maleducate, cambiate, però. Sì, insomma, ma spesso è volentieri. Questo non va bene. E poi anche su internet e social, secondo me, passano sempre. Secondo me, devo imparare a stare un attimo di qua.
Lo sai che il movimento Sputnik non esiste sui social? Non amano i social, no. Non sono né Twitter né Facebook né Instagram. Probabilmente sì, ma sono probabilmente veramente contrario a qualunque tipo di social e questo li protegge ancora di più, sicuramente. E questo loro rivolgersi ai giovani mi piace tantissimo perché proprio poco fa parlavi di un po' di maleducazione in alcuni giovani, che è una cosa terribile. Terribile. E poi sono io sono giovane e io ho un rapporto meraviglioso con i giovani che mi cercano. Ho tanti di sapere già, forse meno con il maestro di vita. Sei il saggio. Gli attacchi mi cercano e scambio molto con loro, continuamente spesso. Sì, ripeto, è tutta una questione di educazione che ci hanno dato. Io, ripeto, ho avuto dei genitori meravigliosi che mi hanno dato un'educazione importante e non voglio discolparli, però se alcuni giovani sono maleducati, probabilmente è anche colpa di chi non li ha educati, penso io. Ed è loro vogliono fare questa cosa bellissima proprio sui giovani, raccontando la loro pittura. Esatto. Di tenere loro hanno avuto una vita molto difficile, come tu sai, perché dipingevano di nascosto per sfuggire al regime e quindi vogliono raccontare questo attraverso i loro quadri ai giovani perché portino avanti anche a livello pittorico, perché è fondamentale. La pittura è un grande messaggero. Come? Esatto. Poi si diffonde attraverso le immagini ora che corrono nel mondo, alla velocità della luce. Esatto, questa è una loro scelta e mi piace moltissimo. Ogni cosa che loro fanno e decidono di fare è veramente è qualcosa che tende a costruire e quindi a dare un messaggio sempre più forte e continuativo. Ecco la scelta di rivolgersi ai giovani perché capiscono i loro quadri. Ci sono tantissimi. Ma anche perché è molto stile, è molto vicino ai giovani, no? Certo, è vero. Le persone, diciamo, tra virgolette, mature. Diciamo, guarda, ti dico la verità. Io non conosco i miei clienti, purtroppo, perché sono tantissimi, grazie naturalmente, ma non li conosco. Però so dai numeri, a volte mi dicono, sai che c'è quel signore, quella ragazza. Credimi, cioè, Sputnik piace a tutti. Cioè, io ho clienti che hanno 20 anni. Anche moderno una cosa così, ci metti qualcuno. Certo, sì. Ma soprattutto perché ogni volta che tu li guardi i quadri di loro, ti ricordi cosa c'è dietro e quindi qual è il messaggio. Quello deve parlare, deve comunicare e loro comunicano in maniera incredibile. E ti dicevo appunto che tra i miei clienti ci sono veramente dai ventenni alle persone più adulte che adorano questi quadri proprio perché ogni volta, ognuno di noi probabilmente ha avuto un momento nella vita in cui si è sentito un po' stretto, magari, no? E quindi questi quadri ti fanno capire quanto sia importante comunque essere sempre molto liberi. E questo è il loro messaggio. Professor Panconi, io ringrazio il professor Panconi perché mi ha dedicato del suo tempo, ma ha un treno che parte e quindi... lo so, no, per carità, ha un treno che parte, quindi devo per forza mandarlo ad accompagnare al suo treno. Io poi, quando ritorno, sai che tornerò a fine mese, ci rincontriamo perché vorrei anche documentare e commentare con te questa cosa meravigliosa, che gli sviluppi di questa cosa. Intanto i nostri amici a casa... Sì. Certo, li manderemo in onda e poi intanto i nostri amici a casa stasera possono addirittura scegliere il quadro che gli piace proprio di questo volume. Esatto, bella cosa. Bene, dimmi tutto, il mio regista ci comuni? Ok, allora, grazie, ci dobbiamo salutare seduti, è una cosa terribile ma il mio regista è così. Grazie davvero e alla prossima. Ciao. Sì.
Ed eccoci qua, finalmente, in mezzo a questi capolavori e a questi quadri così, così forti e così potenti, un momento davvero meraviglioso che sto vivendo con voi. Sono veramente forse l'uomo più felice d'Italia o d'Europa, proprio per pensare a quello che vivremo insieme a voi. Purtroppo non in diretta, non riusciamo a trasmettere in diretta dalla Francia, ma porteremo a voi dei filmati comunque possiate vivere questo momento che vivrò da lunedì 19 settembre. Detto questo, non vedo l'ora di mostrarvi i quadri perché sono bellissimi, non li ho scelti io, ma sono stati scelti dal Movimento Sputnik. Ognuna di queste opere ha il timbro del Parlamento europeo, dell'evento di Strasburgo, che ovviamente è un evento eccezionale, dipinti selezionati da loro per l'evento per Strasburgo. E sicuramente, dicevo prima col professor Panconi, l'essere invitati al Parlamento europeo vuol dire far capire a tutta l'Europa quanto questi cinque, ho bisogno di lei, ma subito, quanto questi cinque uomini che hanno creato il movimento Sputnik vogliono veramente parlare all'Europa intera con grande voce e farsi sentire. Devo dire poi, quando ho visto le opere che hanno scelto, le hanno scelte con un'attenzione unica, ripercorrendo sia gli Earth View, poi ci sono addirittura due landscape, sono molto, molto rari i loro paesaggi, e tra poco li vedremo, poi le nascite dei pianeti, ci sono alcune delle famose ormai molto amate, le piccole stars. Insomma, c'è veramente, hanno spaziato su tutto quello che è il loro movimento e su tutto quello che è il loro pensiero, come non mai. E a voi, come al solito, non resta che scegliere il quadro che vi piace, con la consapevolezza che il quadro che voi scegliete è pubblicato sul libro dell'evento a Strasburgo, al Parlamento europeo. Quindi è una grande chance. So che di fronte a me ho tanti amici che hanno già avuto l'intelligenza di avvicinarsi a un'opera di Sputnik. Questa sera non esitino a mettere un'altra opera. Poi lo so che sono tantissimi collezionisti che chi ne ha due, chi ne ha tre, chi ne ha quattro, e non smettono mai di avvicinarsi. Allora fate molto bene, anche perché, come sapete, il movimento Sputnik parte dalla Svizzera, intendo dire. Le opere, tutte le opere che loro realizzano, poi partono dalla Svizzera nel resto del mondo, anche quelle che arrivano a Orlando, esattamente dalla città di Losanna in Svizzera. E tutto questo fa sì che il mercato di questo movimento, che è in continua ascesa, viene parlato in franchi svizzeri, chiaro, poi dopo tradotto. Quando c'è stato il grande evento a Las Vegas, e la scelta di Las Vegas non era casuale, ho spiegato le motivazioni. Molti pensano a Las Vegas come la città del lusso, in effetti è del lusso, del gioco, in realtà lo è, ma è anche la città, per chi non lo sapesse, che ha i centri congressi più grandi di tutte le Stati Uniti d'America. Ed è anche la città, proprio perché vogliono che la gente vada a giocare, Las Vegas è la città meglio collegata degli Stati Uniti d'America. Intelligente quello di fare quella convention proprio a Las Vegas, per poter far capire a più americani possibile quale fosse il loro percorso. Chiaramente, facendosi amare negli Stati Uniti d'America, il mercato, bam, alle stelle e continua a crescere, così come in Inghilterra e naturalmente in tutto quello che è il mercato italiano, grazie ad Orlando, che fa una lotta pazzesca, perché cerco sempre ovviamente di calmierare i prezzi, cosa che non dipende da me, ho già spiegato. Loro si autofinanziano con le loro opere per portare avanti questo messaggio. Quindi è chiaro che quando hanno a che fare con degli eventi importanti, la loro fonte di, come si può dire, in questo caso di poter far fronte, scusate, a quello che devono spendere per questi eventi viene dai loro dipinti. E soprattutto questo evento a Strasburgo
al Parlamento europeo è uno degli eventi più importanti, più di tutti, più della Biennale di Venezia, più, non sto scherzando, più di Venezia, più di Las Vegas, più dei vari eventi che avranno da fare in seguito, perché arrivare lì vuol dire veramente conquistare l'Europa. Chiaro, questi cinque ragazzini del 57 che riescono a movimentare e soprattutto a far capire al mondo intero la loro battaglia per la libertà, e questa è una battaglia costante e continua, e vengono sempre di più presi come esempio da tutte le fasce di età, dai più giovani ai giovanissimi oppure persone adulte che hanno capito quanto sia importante la pittura che comunica e che dia un messaggio non solo di bellezza ma anche un messaggio importante come quello che loro hanno deciso di divulgare e continuare a divulgare. Detto questo, andiamo a vedere i quadri, non vedo l'ora, e lo facciamo subito con questo capolavoro che è l'opera numero uno. Mamma mia! I loro quadri sono davvero una esplosione di gioia, di vita. In ognuno di questi quadri si racconta vita e tutto ciò che avviene nel misterioso universo. Voi dovete farvi rapire dai colori di questi quadri, come in questo caso questo è il primo dipinto, ed è questo grande dipinto ad olio su tela 80x80. Naturalmente tutte le opere sono firmate da Sputnik e queste con il timbro dell'evento di Strasburgo. Il numero due. Quando loro raccontano la nascita di un pianeta, avviene qualcosa di meraviglioso, perché quello che vedete al centro è il lento formarsi di un pianeta nell'universo. In questo caso è un pianeta tutto d'oro. Ci sono dei momenti, poi, nella pittura di Sputnik, dove accade qualcosa di fantastico, come queste spirali, che loro cominciano a dipingere negli anni 60, e queste spirali che raccontano i percorsi di Sputnik. Questo è qualcosa di eccezionale. Guardate che quadro è questo, perché veramente qualcosa di favoloso, bellissimo, bellissimo. Poi il momento in cui loro immaginano Sputnik che osserva il pianeta Terra dall'alto. Intorno alla Terra dei guizzi di colore favolosi, dato c'è una matricità che voi sicuramente non riuscite a vedere, e questa Terra che volteggia, avvicinati Alessio al centro del dipinto, per questo straordinario lavoro che è il numero 4. Sono presenti in questa collezione di quadri selezionati per Strasburgo anche queste opere di misura più contenuta, tra cui questo capolavoro che io adoro, mio gusto personale, perché è la ricerca della luce. È il momento in cui la luce prende il posto delle tenebre. È qualcosa di pazzesco, è come se il sole invadesse l'oscurità dell'universo. E questo è qualcosa di magnifico. Si tratta del capolavoro di Sputnik numero 5, di misura più piccola rispetto agli altri. Ma il numero 6, e poi vedremo anche il numero 15, sono due rarissimi landscape, sono i famosi paesaggi lunari, sono molto rari, preziosi e introvabili. Questo è lo Sputnik numero 6, che racconta proprio un paesaggio lunare. Ma il numero 7 è un grande pianeta che volteggia dai mille colori, come veramente pochi altri dipinti abbiamo visto. Bellissimo quadro, bellissimo. Guardate i colori, c'è una sorta di... Vedete questi colori così fumosi, così morbidi? Bellissimo davvero. Tutti i colori del quadro sono favolosi. E poi uno spicchio di sole, numero 7, in visione. Poi il numero 8. Guardate lo spettacolo di questo quadro, tutto giocato con gli oro e gli ocra, dove queste ellissi e queste spirali si intersecano. Bellissimo.
un altro dei momenti, sempre io devo stare attento perché non devo parteggiare per un quadro o comunque non devo suggerirvi un quadro, devo essere imparziale, questo, ma no, faccio molta fatica soprattutto su un capolavoro come questo. C'è un momento in cui loro dipingono quello che loro ritengono accadere nella nascita degli oceani, l'acqua, il mare, l'oceano, come se improvvisamente una grande, grande, grande quantità d'acqua potesse invadere l'universo. È una cosa meravigliosa. Ti prego di venire qua su queste creste, qua vicino, a vedere i colori e che cosa meravigliosa è questo quadro. Cioè, quando tu lo metti a parete, un quadro come questo, è straordinario quello che accade, perché ti crea proprio una sensazione di tridimensionalità, ti trasporta in questo vortice di acqua, bellissimo. Mamma mia, che quadro che... Ed è il numero 9. Poi, nel numero 10, si raccontano delle geometrie, dei percorsi di Sputnik, dove Sputnik percorre nell'universo intorno a tanti pianeti, come in questo caso. Che bello i colori che è. Il numero 10 in visione. E adesso passiamo al numero 11. E lo facciamo con questo capolavoro, come potrei definirlo, con questo incontro di materia nello spazio. Bellissimo quadro, è il numero 11, i colori che ha sono qualcosa di pazzesco. Non mi meraviglia, sinceramente, non mi meraviglia l'aver visto scegliere per Strasburgo questo straordinario dipinto, dove addirittura loro fanno sì che come se questi pianeti scivolassero su questi percorsi, bellissimo quadro. E le stelle intorno. Ma il numero 13, amici, io non so se in televisione riuscite a percepire tutto il dinamismo e l'accadimento di questo quadro, perché è qualcosa di pazzesco, veramente di pazzesco. Siete di fronte ancora una volta al momento in cui sta nascendo un pianeta e l'incontro delle forze, del fuoco, della terra, del vento, dell'acqua, tutto si fonde fino a creare questo pianeta. Ma che quadro, amici, che quadro è questo? È il numero 13, veramente uno spettacolo, fino ad arrivare a questo numero 14, torniamo a una misura più contenuta, dove si racconta un grande pianeta, tutto d'oro, talmente prezioso che irradia mille colori intorno a lui. Stupendo, stupendo, veramente stupendo. Ed è il numero 14. Ma il numero 15, come vi dicevo prima, loro immaginano su un pianeta un paesaggio, e questo è uno dei rarissimi landscape, quindi i suoi paesaggi, gli Sputnik. Che meraviglia questo quadro. Se volete qualcosa di veramente raro, questo è uno di quelli. Poi il numero 16. Tante meteore infiammate, il fuoco, in questo dipinto ancora di misura più contenuta. E il numero 17, amici, il numero 17, beh, io credo che non abbia bisogno della mia spiegazione un quadro di questa forza, perché ritengo sia veramente qualcosa di incredibile. La bellezza di queste spirali intorno
al centro del dipinto è una cosa favolosa. E i colori dai rossi, bordeaux, e i celesti, i turchesi, è qualcosa di fantastico del 17 per arrivare poi al numero 18, dove l'energia più potente in assoluto fa sì che questo pianeta la irradi in tutto il quadro. E vorrei davvero ascoltare da voi un commento sul numero 19. Raramente si vedono quadri simili di Sputnik. Loro lo intitolano Evolution, vuol dire evoluzione. E la cosa eccezionale è che tutto nasce da qua e si evolve con questi colori e questi rose. È un quadro che ha una poesia davvero unica. Bellissimo, bellissimo. E poi il numero 20, dove ancora una volta si assiste a uno scontro straordinario che crea vita, prima di tutto, come in questo caso, e anche in questo caso i colori comandano. Bellissimo quadro. E questa sera avete anche la possibilità di scegliere, se volete, le ultime famose, preziose, cosiddette stars, le loro stelle. Si tratta di piccoli quadri, rarissimi, non ce n'è. Tanto mi diceva la dottoressa Kirchner che non esistono più, non ci sono più. E queste sono le ultime cosiddette, loro le chiamano le loro stars, le loro stelle, e sono le ultime che ci sono e non sono state più realizzate da Sputnik. Quindi mi diceva la referente mondiale del movimento Sputnik, la dottoressa Kirchner, che è stata la prima a contattarmi 2 anni fa, quando ho avuto il primo contatto con Sputnik, movimento Sputnik, che queste non sono più realizzate, quindi non sono le ultime che esistono, sono questi dipinti naturalmente ad olio su tela firmati da Sputnik, con la differenza che questi hanno il timbro dell'evento a Strasburgo al Parlamento Europeo. E allora godetevi la bellezza, perché ognuno di questi quadri, seppure piccoli, ma raccontano lo stesso messaggio così forte. E allora le andiamo a vedere adesso dal numero 21 . Guarda che colori splendidi. Il numero 22. Il 23. Il numero 23 in visione adesso. Il numero 24. Il 25, addirizza quel quadro dietro di te. Okay. Ancora. Il 26. Il 27. Il 28, e il numero 29. Facciamo un fermo anche di questa bella parete delle famose stars. Queste le stelle di Sputnik. Scegliete quella che vi piace. Allora, io devo tornare subito a parete, perché come immaginavo, una gentile signora che è in linea con Amy voleva rivedere subito un quadro, lo facciamo vedere subito, guarda. Io ti dico la verità, ormai sono quasi 2 anni che sto parlando di Sputnik. Questo è il momento più bello. Dove va? Ah, ok. Ok, è il momento davvero più bello dove si raggiunge una intensità proprio di linguaggio e
quel famoso contenuto che io cerco da anni nelle mie trasmissioni quando parlo di pittura, no? Questo è veramente il mio sentimento. Vediamo subito il 10 per un gentile, chiedo scusa per una gentile signora che ha chiamato, lo vuole rivedere? Grazie Damiano, questo è il quadro. Numero 10. È veramente bellissimo. È un percorso, è una geometria di Sputnik. Confermato il numero 10. Grazie e complimenti. Ripeto, divertitevi stasera perché questa è davvero l'ultima chance, l'ultima occasione che avete di potervi avvicinare a Sputnik, a Movimento Sputnik con dipinti ad olio, non cose carine e basta, ma le opere che devono essere loro a comunicare al Parlamento europeo, ai giovani, questo sentimento così puro e così intenso. Quindi direi che è una di quelle occasioni davvero uniche, soprattutto potersi avvicinare a loro, di certo non ai prezzi con cui li stanno offrendo negli Stati Uniti d'America, in Svizzera, dove non potete immaginare i costi di questi quadri, poi crescenti. Tutti quelli che dicono: Orlando, io voglio investire, non mi interessa di mettere un quadro a parete, ma voglio investire. Questo è l'investimento più immediato, più veloce che tu possa fare, perché ogni giorno che passa, loro investono a loro volta su quello che è il percorso mondiale. E tra pochi giorni saranno al Parlamento europeo di Strasburgo. Direi proprio che è il massimo livello. Allora, quelle conferme. Non ho capito. Prego, rivediamoli per l'ultima volta. Li vediamo per l'ultima volta. Adesso, come sempre, non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente. Non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando. E io sono così felice stasera perché non capita mai di potervi offrire grande, bella pittura. Importante, una pittura didattica in questo caso, e poi soprattutto quadri che hanno un percorso così speciale. Prego. Il numero 17, questo qua è del 75. Allora, mi stavo dicendo, prego, ce l'hai lì, guarda. Allora, adesso dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere con più attenzione. Non si compra nulla in televisione e soprattutto in pochi secondi. Tu puoi chiamare questo numero e dire: Alessandro, voglio rivedere questo quadro oppure quest'altro, quello che più ti piace. E poi, se ti piace, lo acquisti. Tu sai che i pagamenti con Orlando li decidete voi, potete pagarli quando volete, come volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Adesso non comprate niente, ditemi solo quali tra questi dipinti ad olio e su tela di Sputnik volete rivedere o a casa vostra, quando avete tempo e voglia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta in Toscana. Ma con questa consapevolezza non accadrà mai più, perché ripeto, questi sono i quadri per Strasburgo, di potervi dare un'occasione unica, cioè di darvi dipinti ad olio su tela di un movimento artistico così attivo e così molto presente in continua evoluzione. Adesso dovete solo dirmi il quadro che vi piace, nient'altro. Li rivediamo per l'ultima volta, grazie. Quindi, il numero uno, dovete farvi rapire dai colori, perché il sentimento è sempre quello, ma soprattutto, a parte i cicli, le nascite dei pianeti e ancora le evoluzioni e ancora i suoi landscape, le stars, qualunque essi siano, il sentimento è sempre quello, sempre questo messaggio dell'importanza di essere persone libere. Il numero uno, poi rivediamo il numero due, la nascita del pianeta d'oro. Adesso dovete solo scegliere il quadro che potrebbe piacervi, senza impegno. Ma poi il numero tre. Guarda che spettacolo è questo. Facciamo una carrellata più veloce perché sono tutti al telefono. E il numero 4.
Sì. Poi, lui, amici. Mamma mia, che spettacolo è questo, amici miei. Ora capite perché questo movimento sta facendo impazzire il mondo intero. Perché tutto il mondo si inchina alla forza e anche al loro messaggio straordinario in ognuno di questi quadri. Questa ricerca della luce è qualcosa di pazzesco. Ed è il 5, poi... rarissimo, prezioso, uno dei suoi landscape, i suoi paesaggi. E il numero 7, un grande pianeta dai mille colori. E poi il numero 8. Ma che cosa incredibile, la bellezza di queste mille spirali concentriche, l'incontro fra esse e questo dripping pesante di colore, davvero magnifico. Poi, il numero 9. Beh, io non commento perché, ripeto, devo essere imparziale, però veramente. Immagina una parete bianca di casa, mettere un quadro come questo. È un tuffo nell'oceano. È una cosa magnifica. Poi, numero 10 è confermato, passiamo al numero 11. E qui ci sono dei colori mai visti. E il numero 12. Mamma mia, in un cielo pieno di stelle, questi pianeti che scivolano sulle queste corsie d'oro. Ma che bello è questo quadro. E poi, che dire del numero 13? Mamma mia, che bomba. Che bomba è questo. Cioè entrare in una casa, no? E vedere un quadro come questo, tu puoi avere, davvero lo dico sempre perché è la verità, lo so perché accade anche a casa mia. Cioè quando tu metti un quadro di Sputnik a parete, tu puoi avere mille quadri, puoi avere a parete. Lui ti attrae. Cioè non puoi fare a meno di avvicinarti, di capire, e come diceva poc'anzi professor Panconi, che è un grande esperto di pittura, che suggeriva davvero la forza che hanno questi quadri. È pazzesco, bellissimo, il 13, che dire poi di questo grande pianeta d'oro che irradia mille colori, ed è il 14. E un altro dei suoi rarissimi, landscape, il numero 15. E poi il numero 16. E signore e signori, il numero 17, mamma mia che cos'è questo, che cos'è questo, mi fa impazzire questo quadro. Numero 18, vale sempre la stessa cosa che vi dico da sempre, se siete indecisi fra un paio di quadri, perché è difficile escluderne qualcuno. Nessun problema, dire Alessandro, vorrei vederne più di uno, poi scelgo con calma, ci mancherebbe, anche perché è difficile escluderli. Numero 19. E il numero 20. Bene, amici, basta così. Ditemi adesso, grazie Alessio, quali? Tra questi dipinti del grande movimento e continuo movimento Sputnik, davvero che continua sempre a lasciarci senza parole per tutti questi eventi, io ho seguito tanti artisti, ho seguito tanti movimenti, ma è davvero unico come si stanno muovendo, con quale serietà e determinazione il movimento Sputnik si muove e continua a crescere sempre di più. Quindi adesso
Non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente, ma solo dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere dal vivo, o a casa vostra, in tutta Italia, o nelle nostre gallerie. Ditemi quali tra questi quadri vi ha colpito, perché questi colpiscono, e come, e soprattutto quali tra questi volete rivedere con attenzione per capire meglio cosa c'è dietro ognuno di questi quadri, ricordandovi che queste sono le opere selezionate per il Parlamento Europeo di Strasburgo. Pensate che privilegio poter dire di avere in casa un'opera selezionata per un evento simile. Ditemi quale vi piace. Le stelle da rivedere, le rivediamo, abbiamo il fermo adesso, i piccoli dipinti. Sono dei piccoli tesori. E tra l'altro che non esistono più, ho già spiegato il motivo. Sono in onda? Adesso li rivediamo. Prego. Questi i piccoli tesori di Sputnik. Beh, sono qualcosa di meraviglioso. Dovete soltanto scegliere quello che vi piace. Grazie Damiano. Ditemi quali tra questi gioielli. Davvero, il numero 29 è stato prenotato. Numero 29. Complimenti. Ditemi quali tra questi gioielli di Sputnik volete rivedere, ma soprattutto riflettete su questa grande opportunità, cioè quella di potersi avvicinare a un movimento artistico così importante a un prezzo simile. Cioè questa è la cosa che mi fa riflettere. Mi viene sempre in mente quando nel 97, io ero in onda, so, faccio televisione da 35 anni, nel 97 vi presentavo dei piccoli dipinti ad olio di Mario Schifano e vi chiedevo all'epoca 700.000 lire. Oggi valgono 7.000. Chiaro? Cioè questo, e pensate davvero alla forza di questo nome, della grande pop art italiana che era Schifano, senza dimenticare che dietro ognuna di queste tele c'è il lavoro di 5 uomini. 5 uomini che portano avanti il movimento Sputnik con una serietà e una determinazione pazzesca. Ecco perché niente può accadere a Sputnik. Chiaro? Allora, i primi due, cosa, i primi due? Rivediamo i primi due per un gentile signore. Vai. Questo è il numero uno. Qual è l'opera? Certo. Ah, beh, una cosa meravigliosa, una cosa pazzesca, veramente unico. È già confermato e da rivedere. Un attimo solo, mi dici qual era, perché stiamo cercando di capire. I paesaggi sono solo due, non sbagliamo, è il 6, Alessio, e il numero 15. Che meraviglia. Eccolo qua. È in linea.
da rivedere il numero 20. Che spettacolo, guarda che quadro è questo. Guarda qua, guarda qua. È una cosa incredibile la forza. Vai sul colore in alto, guarda che luce che ha. Questo è il 20 per un gentile signore in linea con Gloria. E lui? Beh, io sono senza parole. Sono dal 14 al 16. Adesso ci torniamo sugli altri. Andiamo a vedere anche il 5, il 6 e il 7, per una gentile signora. Questo è il numero 6, un paesaggio lunare. E lo strepitoso numero 5, a me piace da impazzire questo quadro. Eccoli qua. Quindi, ditemi quali tra questi quadri volete rivedere prima che arrivino a un livello di mercato incontrollabile. Perché questo è il percorso. Pensa, mancano pochi giorni all'evento di Strasburgo. Pensate il clamore, non solo in Europa, ma mondiale di questo movimento. E allora poi, non lamentatevi, perché il prezzo non lo decido io, lo decidono loro. E ancora questa sera potete avvicinarvi a una condizione di prenotazione simile. Prenotato il numero 20. Non ho capito. Prenotato il 20, grazie. E questo è fondamentale, perché aspettare vuol dire pagare molto di più, perché questi non sono quadri di Sputnik qualunque, ma quelli selezionati per l'evento a Strasburgo tra pochi giorni. Quindi potete scegliere il quadro che vi piace, come non mai a queste condizioni. Grazie Damiano, rivediamo. Eccolo qua. È sicuramente è molto importante ricordare a chi non conoscesse il loro percorso, perché è fondamentale ricordarlo ogni qualvolta si parla di Sputnik, che non diamo mai per scontato. Ma stasera abbiamo avuto un grande personaggio, un grande amico di Orlando e della Galleria Orlando, il professor Panconi, che è venuto a trovarci seppure di corsa, perché sempre indaffarato con treni che partono e che vanno, ma sono riuscito a catturarlo per qualche minuto per poter condividere con lui questo grande evento di questa sera, cioè quello di poter parlare dell'evento di Strasburgo tra pochi giorni con il movimento Sputnik. Ma forse, grazie Alessio, non tutti sanno quello che è il percorso. Se puoi togliere quel tessuto, così almeno mi metto lì un attimo con i miei amici e riparliamo
per un istante di quello che è la cosa più bella che possa essere accaduta nella mia vita. Io, se c'è una cosa che non mi manca, ma ne siete consapevoli, sono i quadri. Beh, pensate, le Gallerie Orlando nascono nel 59 a Firenze, pensate quanti quadri ha messo da parte mio padre. Io poi, quando mio padre è scomparso nel 99, e io ho sempre seguito papà fin quando poi ho cominciato a fare televisione, ma la cosa che poi ho scoperto dopo la sua scomparsa sono magazzini delle quali non avevo nemmeno idea, non potevo immaginare dell'esistenza, con tantissimi quadri, tanti che sono la maggior parte a Firenze. E tra l'altro una cosa, pensate, ho scoperto anche un magazzino in Sardegna, a Cagliari, perché papà faceva spesso le aste in giro per l'Italia, non lui come banditore, papà era un uomo molto timido, ma lavoravano per lui grandi presentatori e banditori, d'asta pubblica sto dicendo. Papà girava vedeva in affitto le sale più belle di grandi, importanti hotel in Italia, e quando poteva tornava in Sicilia, all'hotel Excelsior di Catania, all'hotel Nettuno di Catania, all'hotel Jolly all'epoca di Palermo che esisteva, e così via. Girava l'Italia con i suoi quadri, in compagnia di un suo amico che invece trattava tappeti, purtroppo non c'è più neanche lui, e facevo queste aste. Io andavo ancora a scuola e appena potevo viaggiavo in aereo da solo e andavo a trovare papà nel fine settimana. E i quadri sono tantissimi. Allora, azzeralo. Okay. Allora è chiaro che tutto quello che poi accade quando io ho acceso la mia rete, che è stata la cosa più bella 7 anni fa, ormai quasi 8 anni fa, mi sono fatto questo regalo splendido, 50 anni, mi sono messo in proprio, ho acceso la mia rete che si chiama come la mia famiglia. Perché, per chi non lo sapesse, ho lavorato per tantissimi anni per altri. È chiaro che quando tu lavori tutta la vita, tantissimi anni per altri, e ti metti in proprio, pretendi molto da te. No? Finalmente il mio cervello, la mia testa, il mio gusto, la mia esperienza, e anche, consentitemi, la mia educazione e il mio stile, ha fatto sì che la mia rete dovesse avere una linea, dovesse avere una guida. Soprattutto la guida era quella di mio padre, e lo è tuttora. Era quella, il desiderio di fare una galleria con televisione. E il più grosso desiderio era quello di poter presentare artisti veri, cosa che nel moderno e contemporaneo, scusate, è sempre più raro, è sempre più difficile e anche pericoloso. Ecco perché questo movimento, il movimento Sputnik, mi ha dato nuovamente fiducia nel collezionismo, nel capire che ci sono persone che si proteggono dal mercato, come fanno loro. E la storia di loro è davvero affascinante, per chi non lo sapesse, perché tutto accade nel 1957, cioè l'anno in cui la Russia riesce a mandare in orbita il primo satellite, sorpassando gli Stati Uniti d'America, sorpassando l'Asia, che stavano lavorando a questo progetto, ma loro per primi riescono in questo evento. E questi giovanissimi, questi ragazzini, avevano 15 anni, 13 anni, 14 anni, si riunivano di nascosto in una taverna sotterranea a San Pietroburgo, dove abitavano in Russia, che all'epoca non si chiamava San Pietroburgo, sapete bene, Stalingrado, e loro si riunivano di nascosto per dipingere. Accade questa cosa magnifica, che ovviamente farà festeggiare tutta la Russia di questo evento, e sicuramente che avviene sotto il regime comunista del tempo, e loro capiscono che questo satellite, che si chiama Sputnik, poteva essere il loro mezzo di trasporto per la libertà. E allora decidono di dipingere dei quadri raccontando quello che secondo loro Sputnik vedeva, perché Sputnik era un satellite molto potente, ma rudimentale, non aveva occhi, non aveva telecamere, e questo eccitava ancora di più la loro fantasia nel dipingere dei quadri magnifici. Tutto questo accade nel 1957, ma come sapete il regime comunista del tempo non permetteva agli artisti di poter dipingere quello che volevano. Era ammesso soltanto pittura di propaganda, quindi politica e basta. Allora
I quadri di Sputnik di quel tempo, purtroppo, furono tutti distrutti. Nei primi anni 60, questi ragazzini, che poi diventano sedicenni, diciassettenni, decidono di fuggire dal loro paese per fuggire da questo regime comunista così oppressivo. E arrivano prima di tutto in Svizzera, nella città di Losanna. Riescono ad arrivare in questa città a trovare riparo e poi da lì Parigi, Londra, New York e il giro per il mondo per sentirsi uomini liberi. Ma il motivo per il quale tutt'oggi nessuno sa chi siano è perché tutt'oggi, nonostante i governi comunisti repressivi del tempo siano caduti, nonostante questo hanno tuttora paura di eventuali rappresaglie di nostalgici del tempo che possano andarvi addosso per quello che hanno fatto in quel periodo. E cosa hanno fatto? Hanno semplicemente raccontato il loro sentimento di libertà e voglia di libertà. Tutto questo piace molto al mondo intero e tra pochi giorni anche al Parlamento di Strasburgo. E tutto questo ha fatto sì che questo movimento artistico che nasce tra questi ragazzini che oggi hanno 85, 87, 89 anni, loro stessi sono talmente coesi che fanno sì che questo movimento si autoprotegga da che cosa? Da mercanti o galleristi senza scrupoli, da gente che fa televisione senza scrupoli e da coloro che loro scelgono personalmente perché possono essere rappresentati. Io sono uno dei privilegiati in questo senso perché sono stato scelto per il mio modo di fare televisione, per la mia idea di fare televisione, per poter presentare i loro lavori. Hanno fatto degli eventi straordinari, dalla Biennale di Venezia alla Convention di Las Vegas e tra pochi giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo e così via. Ogni volta è una continua crescita di interesse internazionale. Ecco perché questi quadri sono il momento in cui tu metti a parete non solo un quadro magnifico, ma metti un quadro che parla e talvolta grida questo sentimento meraviglioso di libertà. Andiamo a rivedere i quadri, ho capito. Vi rivediamo ancora una volta, per l'ultima volta però, e andiamo a rivederli, Alessio, a cominciare dal numero 19, così che arriviamo fino al numero 1. Queste sono, come ho già detto, le opere selezionate da Sputnik, dal movimento Sputnik, non da me, per poter essere, poter rappresentare il movimento al Parlamento Europeo di Strasburgo. Ecco perché ognuna di queste opere ha sul retro il timbro ufficiale della partecipazione al Parlamento, all'evento, e queste le opere appunto che tu questa sera puoi ancora questa sera scegliere, prenotare, senza alcun impegno all'acquisto, ancora al prezzo antico. E in questo momento io, Alessandro Orlando, sono l'unico uomo sulla faccia della Terra a proporre Sputnik a un prezzo simile. Perché in giro per il mondo, Stati Uniti d'America e Losanna in Svizzera, si parla di 45.000 franchi svizzeri, 50.000 euro, 60.000 euro, senza battere il ciglio. Ma per opere meravigliose, non certo quelle che saranno esposte in Strasburgo. Ah, questo è diverso. Numero 19, le vediamo per l'ultima volta. Adesso, ripeto, non dovete né comprare, né pagare, né acquistare, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere senza alcun obbligo all'acquisto e senza alcuna spesa. Ma ci sono momenti di collezionismo e trasmissioni che io posso fare tutti i giorni. Quella di stasera è irripetibile. Quindi adesso non dovete decidere se acquistare o non acquistare, ma soltanto scegliere il quadro che potrebbe piacervi. Il numero 18, guarda che forza che ha questo, potente. E il numero 17, mamma mia, che quadro è questo, amici? Che quadro è questo? È una bomba, è una cosa magnifica. I colori che ha, l'energia che emana. E poi il numero 16. Guarda qua, guarda che meraviglia è quest'altro. E il numero 15. Uno dei suoi rarissimi landscape sono quei paesaggi lunari che loro immaginano nei quadri di questa forza. Questi non ce l'ha nessuno perché sono rarissimi.
E poi il numero 14. E il numero 13. Ma come si può rimanere impassibili di fronte a quadri come questo? Certo, perché ovviamente qualcuno può dire, ok Orlando, ma io amo molto la pittura astratta. Questa non è pittura astratta. Questo è quello che accade nell'universo, secondo la loro immaginazione. Tutt'oggi l'universo è un mistero. Tutt'oggi studiano l'universo e non finiranno mai di farlo. E loro lo immaginavano così. Bellissimo, bellissimo quadro. Mi raccomando, ogni qualvolta chiunque entri in casa vostra, qualunque sia la sua età o qualunque sia la sua estrazione, quando vede il quadro di Sputnik, raccontategli la loro storia, perché è importante. Poi il numero 12. Guarda, guarda qua. Bellissimo. Un cielo pieno di stelle, dei pianeti, dai mille colori. Poi il numero 11. E il numero 8, ma che cos'è questo? Guarda qua. Ma guardate quante spirali si intersecano fra loro. Accarezzano nella parte alta adesso. È spettacolare questo quadro, veramente incredibile. E poi il numero 9, la nascita dell'oceano. Dio mio, quanto è bello questo quadro. Ti dà una sensazione di come un tuffo del mare, bellissimo. E il numero 5, la ricerca della luce, la luce del sole che penetra l'oscurità e le tenebre dell'universo, bellissimo. E poi il numero 6, un altro dei rarissimi landscape, un paesaggio lunare. Che colori che è. E il numero 7, un grande pianeta dai mille colori. Per passare poi al numero 3, l'eccezionale numero 4, dove addirittura si assiste a come immaginavano che Sputnik vedesse la Terra, con questi guizzi di colore. Pazzesco. Bellissimo quadro. Che quadro. E il numero 1, giusto, il 4 l'hai fatto vedere. Esatto. Mamma mia, che cos'è? E i colori così morbidi. E il numero 2, la nascita di un pianeta tutto d'oro. A voi. Basta così. Chiudiamo l'argomento.
c'è una di queste opere che volete rivedere. Se chiamate adesso avete una grande chance, cioè quella di far entrare in casa un dipinto selezionato per il Parlamento Europeo di Strasburgo. Alessandro, scusa, chiedono di rivedere il numero 13 e il numero 17. Il 13 e il 17. Subito. Andiamo a rivederli. Confermata l'opera numero 5. Il 5 confermato, grazie. Il 13 e il 17. Beh, 17. Io, scusate, non devo parteggiare per un quadro, ma insomma. Il 13 è questo? Che cosa pazzesca, bellissimo. 5 confermato, ok. Questa è una cosa incredibile, la forza di questo quadro. La forza di questo quadro. E poi, signore e signori, il 17, e chi se lo dimentica questo quadro? E chi se lo dimentica questo quadro? Ma soprattutto ho scoperto di alcuni clienti di Orlando che chi ne ha presi 3, chi ne ha presi 4, voi non dovete avere paura a prenotare più opere di un movimento artistico in continua espansione, viventi, che continuano a creare eventi straordinari, ma non solo istituzionali, ma di risonanza mondiale. Cioè, Orlando, no, ma ne ho già preso uno, ne ho presi due. Cosa stai aspettando? Che Orlando te li proponga a 50.000 euro, a 60.000? La strada è già veloce, è già scritta. E sapete che Orlando non è uomo di facili promesse. No, no, no. Questo è il momento in cui mi prendo tutte le responsabilità. Tutto quello che posso credere oggi è credere in un movimento artistico che continua a muoversi indipendentemente da mercanti d'arte, da case d'asta, dai social, e vanno avanti nella loro strada in maniera straordinaria. Quindi non abbiate timori di avere più di un'opera di Sputnik, perché questo è il momento in cui fai entrare in casa il movimento artistico più autentico, più vero ed efficace del Novecento e del 2000, ovviamente. Ah, mi fa impazzire a me questo. Per un'altra signora lo rivediamo. Quadro è uno solo, attenzione. Bellissimo. Mamma mia, che quadro. Che quadro, amici. Ma gentile signora, in linea con Gloria. Glieli faccio vedere vicino. No? Allora, sono il 13 e il 17. Eccoli qua. Il 13 a sinistra del teleschermo, il 17 a destra. Al contrario, meglio, ok, benissimo. Voilà.
Confermata l'opera numero 25. Io non posso esservi d'aiuto in questo. Per il gentile signore che parlava con Amy poc'anzi,
chiedeva, io sono un grande collezionista di questo movimento. La cosa che posso dire è questa: avete in questa collezione, avete ancora la possibilità di avvicinarvi a due rarissimi landscape. I landscape sono molto rari. Cosa sono i landscape? Sono i paesaggi lunari. Ne avete addirittura due. Il numero 6, che trovo sia favoloso. Certo, tutti pubblicati sul libro di Strasburgo. Ci mancherebbe. Il numero 6 e il numero 15. È bellissimo, bellissimo. Quadro favoloso davvero. Quanta storia che raccontano questi quadri, davvero. È emozionante ogni volta che ci penso, osservare uno di questi dipinti e ricordare tutto il loro percorso e quanta strada hanno fatto questi quadri per poi arrivare a noi e poterne parlare e dialogare. Questi quadri sono entrati, non questi, ma altri, le opere ad olio di Sputnik sono entrate in delle case di persone che mi avevano giurato che non avrebbero mai acquistato un dipinto astratto. Persone che collezionisti, clienti di Orlando, che hanno sempre comprato dipinti antichi, loro sono riusciti a entrare. Non certo per merito mio. Cioè, questo veramente fa riflettere. Fa riflettere sulla forza che hanno questi cinque uomini che hanno creato questo movimento davvero splendido che continua ogni giorno a stupirvi e anche a stupire me, dico la verità. Allora, riusciamo a mostrarli ancora per l'ultima volta e poi basta. Quindi prendete nota soltanto del numero del dipinto che volete rivedere, non comprare, pagare, acquistare, ma rivedere, e comunicatecelo. Potete comunicarci il numero del quadro attraverso questo di qua, questo numero di telefono, che è il 030 72 82 900, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto appare qua sopra, che è il 389 90 42 860. Ma che usiate WhatsApp o il telefono, noi siamo in diretta ovviamente. Questo numero serve soltanto a rivedere il quadro e quando e dove lo decidete voi. Quando avete tempo e voglia, o a casa vostra in tutta Italia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta. Questa sera posso ancora garantirvi il prezzo antico per queste opere, nonostante la continua evoluzione di mercato e di interesse internazionale, proprio, guarda caso, di quelle opere selezionate per l'evento tra pochi giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo. Le vediamo per l'ultima volta. Scegliete il quadro che potrebbe piacervi. A cominciare dal numero 1, Alessio. Splendido. È la nascita di un pianeta. È un pianeta tutto d'oro che si forma. Meraviglioso. E poi il numero 2. Guarda, guarda qua, che spettacolo questo, favoloso. E il numero 3. Che meraviglia! Tutto giocato con gli oro e la bellezza di questa fugacità della pittura e queste spirali concentriche. E poi il pianeta Terra, visto da Sputnik, con questi guizzi di colore intorno a lui che lo rendono veramente magnifico. Il numero 6, il mitico landscape, il paesaggio, e il numero 7, un grande pianeta dai mille colori.
Che meraviglia è questa. E poi il numero 8. Guarda che meraviglia di colore, anche qua sono tutti gli ocra e gli oro. E cosa dire poi del sensazionale numero 9, la nascita di un oceano. E poi il numero 11. Il numero 11. Che spettacolo è questo, veramente. Per passare all'incredibile numero 12. Guarda, guarda, guarda qua, guarda qua. Stupendo questi pianeti che è come se scivolassero su questi binari. E il numero 13. Come posso parlare di questo quadro senza emozionarmi davvero? Ha una potenza e una forza pittorica mai vista. È il 13. E poi il numero 14. Nel cielo azzurro nasce un pianeta tutto d'oro, talmente prezioso che poi irradia mille colori. Stupendo. E il numero 15 è questo favoloso landscape, un paesaggio nello spazio. Il 16 da rivedere. E il 50-50. Questo, arrivo. E questo? Dove ci sono una sorta di tanti meteoriti nell'universo, e bellissime anche queste geometrie intorno a lui. Tutti pubblicati, certo, tutti pubblicati, ci mancherebbe. Questo è il 16, poi il numero 17, amici. Quando vedo questo quadro mi rendo conto della forza incredibile che ha questo movimento. Confermata l'opera numero 16. Grazie e complimenti. È favoloso, veramente uno spettacolo questo quadro. Poi è talmente materico. Guardate le gocciolature del colore sulle spirali. Cos'è? Mamma mia, che quadro, amici. E poi il numero 18, ancora energia allo stato puro. E infine il numero 19. E qui, amici, mamma mia. Un quadro così di Sputnik ce l'hai solo tu. E proprio queste opere sono state scelte dal movimento Sputnik per essere rappresentate per pochi giorni a Strasburgo. Bene, amici. A voi c'è uno di questi dipinti di Sputnik che volete rivedere? Sapete come fare. Mi chiamate o mandate un messaggio al numero di WhatsApp dicendo: Alessandro, voglio rivedere questo, questo, quest'altro. Con questa grande consapevolezza,
State scegliendo un dipinto ad olio su tela del movimento Sputnik destinato a uno dei luoghi più importanti d'Europa, al Parlamento europeo. Non male come cosa. Direi, che bomba, che cosa meravigliosa. Andiamo a rivedere per l'ultimissima volta anche i piccoli gioielli di Sputnik, le mitiche stars, cioè quelli che loro chiamano stars, le stelle, che vi ho già detto purtroppo sono le ultime in assoluto, perché non hanno più realizzato questi piccoli quadri. Rivediamo quelli ancora disponibili. Ok, e rivediamo anche dal vivo. Questi piccoli grandi tesori, che misurano 30x30, magnifici, sono veramente qualcosa di favoloso. E anche questi, Sputnik Stars, con il timbro della destinazione di Strasburgo, sono qualcosa di favoloso. Assurdo. Pensare di poter mettere in casa un olio su tela di un movimento artistico così efficace e così forte e potente a un prezzo così piccolo. Ed è il numero 21, rivediamo. Era il 26, vediamo. Scegliete quello che vi piace. Il 21. Il 22. Splendido. Il 23, guarda che luce che è questo, grazie Damiano. Il numero 26. Guarda che meraviglia, bellissimo. Il numero 27. E il numero 28. Basta così. Ditemi quali tra questi gioielli, sono veramente dei gioielli. In genere quando presento quadri piccoli li definisco tali, ma questi sono i gioielli più preziosi in assoluto. Perché solo questa sera, a un piccolissimo prezzo, il prezzo di una stampa o di un multiplo, ti puoi avvicinare a un dipinto ad olio originale del movimento Sputnik e uno di quei dipinti che rappresentano loro a Strasburgo, al Parlamento europeo. Ditemi tra questi quale vi piace. E nel frattempo mi piacerebbe moltissimo, per chi si fosse appena sintonizzato, farvi riascoltare la voce di un grande storico che è venuto a trovarci, seppure tra i mille impegni, tra un treno e l'altro, è venuto a trovarci questa sera, proprio per far sì che questo evento di Strasburgo, al Parlamento europeo, possa essere ricordato, e noi lo testimonieremo ovviamente con le nostre telecamere. Professor Panconi è un grande storico dell'arte, uno dei più acclamati e anche uno dei più intelligenti, che ha capito, nonostante sia uno storico dell'arte antica e anche del moderno, ha capito quanto sia importante capire chi sono e quali sono i movimenti artistici giusti, ma soprattutto quali sono i movimenti su cui puntare quando ancora costano cifre ragionevoli. Chiaro? E Sputnik è la strada, quella più veloce, più saggia e quella più certa. Per questo ha accettato il mio invito e con molto piacere, quando il mio regista mi darà l'ok, vi faccio riascoltare questa piccola, breve intervista che ho avuto con il professor Panconi. Senza dubbio, uno dei momenti in cui ci rendiamo conto in quante generazioni. Non dimenticate poi che l'evento del Parlamento europeo è interamente dedicato ai giovani. Cioè Sputnik si avvicina ai giovani, vogliono che il futuro, vogliono che i giovani capiscano quanto sia importante questo sentimento così forte di grande libertà che noi non possiamo vivere senza. Andiamo a riascoltare la voce e le parole del professor Panconi. Si
Signore e signori, una buonasera e ben ritrovati da Alessandro Orlando e dal professor Panconi, che ringrazio di essere qua. È gentilissimo. È una bella gentilissimo, gentilissimo davvero per la presenza, perché ci stiamo affacciando a un altro evento, un evento importante che ci vedrà partecipi come Galleria Orlando e Alessandro Orlando, e quindi ho bisogno di un supporto di uno storico come lui che possa condividere con me questo momento così eccitante dal punto di vista di collezionismo per voi, ma anche di mia carriera personale, perché poi siamo pronti, noi siamo in partenza per Strasburgo, perché come tu sai ci sarà questo evento importante dedicato a Sputnik per i giovani, che sarà ovviamente divulgato in più lingue, e cosa straordinaria, sarà tutto questo al Parlamento europeo di Strasburgo. Allora ti viene in mente tante cose, no? Perché poi uno ci riflette. Io quando ho avuto questo comunicato stampa del movimento Sputnik che sarebbero stati presenti al Parlamento europeo, allora ti viene in mente tutta la loro storia, perché tu sai bene da dove nascono San Pietroburgo, questi giovanissimi che poi dopo si scontrano col regime comunista del tempo e quindi fuggono dalla Russia. Tu mi dicevi che in quel periodo in Russia gli artisti erano maltrattati. No, non solo erano maltrattati, avevano messo uno stop. Ecco. Cioè, se la pittura serviva, era al servizio dello Stato, era ok. Certo. Se non era al servizio dello Stato, era boicottata. Boicottata. E penso davvero alla grande soddisfazione di questi, di questo movimento che sta andando sempre più forte, sta facendo sempre più tantissimi collezionisti nel mondo. L'America si è innamorata di questo movimento. Ma anche perché oltretutto sono dei pittori validi. Io prima ho fatto una carrellata, c'è alcuni che sono forti, particolari, e veramente dà l'impressione di essere allo blow, dello sputi che guardi fuori e quello che vedono con lo ritratto, pari pari. Esatto, poi con la sensazione. Sì. Questo è il loro obiettivo, quello proprio di raccontare quello che Sputnik vedeva girando intorno alla Terra. E la cosa tanto è vero che c'è molto senso circolare. È vero, nel maggior parte proprio che c'è ragione. Esatto, anche un movimento importante. Tra l'altro ricorda anche certe spirali che sono dello stesso periodo di Crippa. Esatto, esatto, esatto. Quindi non è casuale. Certo, loro non conoscevano Crippa. No, non conoscevano, però in arte c'erano volte anche delle concomitanze, parallele. E come. Quindi davvero io trovo veramente emozionante per loro, che hanno combattuto tutta la vita per essere uomini liberi e portano questa bandiera di libertà in giro per il mondo, riuscire ad arrivare al Parlamento europeo. Cioè, credo veramente che sia un grande, grande momento, sì, certo. Perché sono stati presenti, come tu sai, in tanti eventi in tutto il mondo, dall'America all'Asia. E adesso arrivare lì vuol dire proprio dove posso raccontare. L'accettazione globale. Esatto. Poi, probabilmente, il Parlamento europeo c'è qualche testa aperta, non è mica facile. No, infatti. Infatti. Probabilmente aperta all'arte e ai valori dell'arte. Anche questo è fondamentale, il valore della... E come? Poi devi pensare che questa sera ai nostri amici a casa ho il privilegio di poter presentare a loro le opere selezionate per il catalogo di Strasburgo, che hanno tutto il timbro di questo grande evento, perché sono... Siamo un po' distanti, ma qualcuno mi ha colpito. Appena sono arrivato, boom! Ma credo che forse alcuni si vedano alle nostre spalle sulla cromachia. Ma questo è la cosa che veramente mi riempie di gioia, il fatto, come ti ho già detto, del loro essere così fuori dai sistemi, quindi non si fanno plagiare o scelgono loro con chi lavorare, in questo caso in Italia con me, e sono onorato di questa cosa, scelgono per ogni nazione la persona, il referente con cui affidare i quadri, perché non si fidano. Perché magari qualcuno brucia. Esatto. Non è possibile. Esatto, non è escluso. Quindi tutto questo accadrà tra pochi giorni. Io sarò presente, naturalmente filmeremo questo evento e così che lo possiamo far vedere ai nostri amici a casa. Esatto. Le collezioni, il documento di valore. E come? E poi soprattutto
questa sera posso presentare a loro le opere selezionate non da me, ma da loro. Loro che scelgono i quadri che devono rappresentarli. Quindi questa è una cosa eccezionale. Esatto, esatto. Come la consacrazione, diciamo, di dove lavoro. Esatto, arrivare al Parlamento sicuramente. Ma quello che davvero poi mi fa riflettere anche sulla la loro persona e questi cinque, sai che sono cinque uomini, no? che dipingono in questa bolla di libertà. E poi sono misteriosi. E come? Il mistero oggi ha un valore. Già, però Masi insegna. È vero, esatto. Sì, loro, come ti ho già detto, non è lo stesso motivo di Banksy. Banksy si nasconde per altri motivi. Loro si nascondono perché hanno paura tuttora di eventuali ritorsioni. Pensa di un regime comunista che non c'è più repressivo in Russia, però hanno paura dei nostalgici. Però che possono... nel contempo il mistero è un valore, diventa anche economico. Sì, oggi. Sì. Ah, sicuramente. Quindi sicuramente. È importante anche questo. Sarà casuale, però è così. No, sicuramente. Infatti, giuro, quando ho avuto questa notizia che avrei potuto presentare ai nostri amici a casa questi quadri, ho detto, devo sentire il professor Panconi se è presente, almeno per qualche minuto, con noi a questa grande venuta. A parte la tua compagnia. I treni che partono. Anche perché adesso tra poco deve partire. Esatto. Però è un piacere vedere intanto queste cose. È vero. Poi la tua compagnia, e tra poi parlare d'arte è sempre interessante, non la nostra vita. Io non posso vivere senza. Per me. Guardando per me. Pittori, mi immagino un po'. Esatto. Quindi, è una vita che navigo in mezzo a queste cose, sempre. Lo so bene, immagino. Ora, tra l'altro, questo evento di Strasburgo al Parlamento Europeo è interamente dedicato ai giovani. E questa è una cosa che mi piace ancora di più. Cioè, loro vogliono, loro hanno 85, 87 anni, 89 anni, sono adulti, ed altro, sono adulti, ma proprio per questo ci tengono molto a trasmettere ai giovani questo sentimento di libertà, cioè che anche i giovani lavorino nella loro vita per essere persone liberi, anche se sono giovanissimi. Infatti io mi dovrò incontrare a Strasburgo con la loro referente, una ragazza giovanissima che dovrà poi raccontare quello che è il loro percorso. Tu cosa ne pensi delle nuove generazioni? Ma io penso che alle volte trascendono concetti di libertà. Dico una cosa scontata, no? La realtà degli altri finisce, nostri finisce dove comincia per gli altri. E spesso volete che questo viene dimenticato. Esatto. Perché vedo che il vecchio concetto, forse anche di rispetto, oramai anche verso le persone più grandi, mature poco. Abolito. Esatto. A una persona anziana di virtù. E se occorre alla quasi pure di imbecille. Ecco. Quindi, le cose sono molto. Vabbè, quelle sono maleducate, però. Sì, insomma, ma spesso volentieri. Questo non va bene. E la poi anche su internet e social, secondo me, passano assieme. Secondo me che imparare a stare un attimo di qua. Lo sai che il movimento Sputnik non esiste sui social? Non amano i social, no. Non so né Twitter né Facebook né Instagram. Forse... probabilmente sì, ma sono probabilmente veramente contrari a qualunque tipo di social e questo li protegge ancora di più, sicuramente. E questo loro rivolgersi ai giovani mi piace tantissimo perché proprio... Poco fa parlavi di un po' di maleducazione in alcuni giovani, che è una cosa, che è una cosa terribile. Terribile. E poi sono io adoro i giovani, e io ho un rapporto meraviglioso con i giovani che mi cercano. Ho tanti di sapere già, forse meno con il maestro di vita. Sei il saggio. Gli attacchi mi cercano e scambio molto con loro, continuamente spesso. Sì, ripeto, è tutta una questione di educazione che ci hanno dato. Io, ripeto, ho avuto dei genitori meravigliosi che mi hanno dato un'educazione importante e non voglio discolparli, però se alcuni giovani sono maleducati, probabilmente è anche colpa di chi non li ha educati, penso io. Ed è loro vogliono fare questa cosa bellissima proprio sui giovani, raccontando la loro pittura. Esatto. Di tenere loro hanno avuto una vita molto difficile, come tu sai, perché dipingevano di nascosto per sfuggire al regime
e quindi vogliono raccontare questo attraverso i loro quadri ai giovani perché portino avanti anche a livello pittorico, perché è fondamentale. La pittura è un grande messaggero. Come? Esatto, esatto. Poi si diffonde attraverso le immagini ora che incorrono nel mondo, alla velocità della luce, quindi praticamente esatto. Arriva un punto dovunque, no? Esatto, esatto, questa è una loro scelta, e mi piace moltissimo. Ogni cosa che loro fanno e decidono di fare è veramente è qualcosa che tende a costruire e quindi a dare un messaggio sempre più forte e continuativo. Ecco la scelta di rivolgersi ai giovani perché capiscono i loro quadri, ci sono tantissimi. Ma anche perché è molto mestile, è molto vicino ai giovani, no? Certo, è vero. Perché le persone, diciamo, tra virgolette, mature. Diciamo, ma guarda, ti dico la verità, io non conosco i miei clienti, purtroppo, perché sono tantissimi, grazie naturalmente, ma non li conosco. Però so dai numeri, a volte mi dicono, sai che c'è quel signore, quella ragazza, credimi, cioè Sputnik piace a tutti. Cioè, io ho clienti che hanno 20 anni. Anche moderno una cosa così, ci metti qualcuno. Certo, sì, sì. Ma soprattutto perché ogni volta che tu li guardi i quadri di loro, ti ricordi cosa c'è dietro e quindi qual è il messaggio. Quello deve parlare, deve comunicare e loro comunicano in maniera incredibile. E ti dicevo appunto che tra i miei clienti ci sono veramente dai ventenni alle persone più adulte che adorano questi quadri proprio perché ogni volta, ognuno di noi probabilmente ha avuto un momento nella vita in cui si è sentito un po' stretto, magari, no? E quindi questi quadri ti fanno capire quanto sia importante comunque essere sempre molto liberi. E questo è il loro messaggio. Professor Panconi, io ringrazio il professor Panconi perché mi ha dedicato del suo tempo, ma ha un treno che parte e quindi lo so, no, per carità, ha un treno che parte, quindi devo per forza mandarlo ad accompagnare al suo treno. Io poi, quando ritorno, sai che tornerò a fine mese, ci rincontriamo perché vorrei anche documentare e commentare con te questa cosa meravigliosa, che gli sviluppi di questa cosa. Intanto i nostri amici a casa. Sì. Certo, li manderemo in onda. E poi intanto i nostri amici a casa stasera possono addirittura scegliere il quadro che gli piace proprio di questo volume. Esatto, bella cosa. Bene, dimmi tutto, il mio regista ci comuni? Ok. Allora, grazie, ci dobbiamo salutare seduti, è una cosa terribile, ma il mio regista è così. Grazie davvero e alla prossima. Sì, sì. Ed eccoci qua, finalmente, in mezzo a questi capolavori, a questi quadri così, così forti e così potenti. Un momento davvero meraviglioso che sto vivendo con voi. Sono veramente forse l'uomo più felice d'Italia o d'Europa, proprio per pensare a quello che vivremo insieme, insieme a voi, purtroppo non in diretta, non riusciamo a trasmettere in diretta dalla Francia, ma porteremo a voi dei filmati comunque possiate vivere questo momento che vivrò da lunedì 19 settembre. Detto questo, non vedo l'ora di mostrarvi i quadri perché sono bellissimi, non li ho scelti io, ma sono stati scelti dal Movimento Sputnik. Ognuno di queste opere ha il timbro
del Parlamento europeo, dell'evento di Strasburgo, che ovviamente è un evento eccezionale, dipinti selezionati da loro per l'evento per Strasburgo. E sicuramente, dicevo prima col professor Panconi, l'essere invitati al Parlamento europeo vuol dire far capire a tutta l'Europa quanto questi cinque... Ho bisogno di lei, ma subito. Quanto questi cinque uomini che hanno creato il movimento Sputnik vogliono veramente parlare all'Europa intera con grande voce e farsi sentire. Devo dire poi, quando ho visto le opere che hanno scelto, le hanno scelte con un'attenzione unica, ripercorrendo sia gli Earthview, poi ci sono addirittura due landscape, sono molto, molto rari i loro paesaggi, e tra poco li vedremo, poi le nascite dei pianeti, ci sono alcune delle famose, ormai molto amate, le piccole stars, insomma, c'è veramente, hanno spaziato su tutto quello che è il loro movimento e su tutto quello che è il loro pensiero, come non mai. E a voi, come al solito, non resta che scegliere il quadro che vi piace, con la consapevolezza che il quadro che voi scegliete è pubblicato sul libro dell'evento a Strasburgo, al Parlamento europeo. Quindi è una grande chance. So che di fronte a me ho tanti amici che hanno già avuto l'intelligenza di avvicinarsi a un'opera di Sputnik. Questa sera non esitino a mettere un'altra opera. Poi lo so che sono tantissimi collezionisti, che chi ne ha due, chi ne ha tre, chi ne ha quattro, e non smettono mai di avvicinarsi. Allora fate molto bene, anche perché, come sapete, il movimento Sputnik parte dalla Svizzera. Intendo dire, le opere, tutte le opere che loro realizzano, poi partono dalla Svizzera nel resto del mondo, anche quelle che arrivano a Orlando, esattamente dalla città di Losanna in Svizzera. E tutto questo fa sì che il mercato di questo movimento, che è in continua ascesa, viene parlato in franchi svizzeri, chiaro, poi dopo tradotto. Quando c'è stato il grande evento a Las Vegas, e la scelta di Las Vegas non era casuale, ho spiegato le motivazioni, molti pensano a Las Vegas come la città del lusso, in effetti è del lusso, del gioco, in realtà lo è, ma è anche la città, per chi non lo sapesse, che ha i centri congressi più grandi di tutti gli Stati Uniti d'America. Ed è anche la città, proprio perché vogliono che la gente vada a giocare, Las Vegas è la città meglio collegata degli Stati Uniti d'America. Intelligente, quello di fare quella convention proprio a Las Vegas, per poter far capire a più americani possibile quale fosse il loro percorso. Chiaramente, facendosi amare negli Stati Uniti d'America, il mercato, bam, alle stelle, e continua a crescere, così come in Inghilterra, e naturalmente in tutto quello che è il mercato italiano, grazie ad Orlando, che fa una lotta pazzesca, perché cerco sempre ovviamente di calmierare i prezzi, cosa che non dipende da me, ho già spiegato, loro si autofinanziano con le loro opere per portare avanti questo messaggio. Quindi è chiaro che quando hanno a che fare con degli eventi importanti, la loro fonte di poter far fronte a quello che devono spendere per questi eventi viene dai loro dipinti. E soprattutto questo evento a Strasburgo, al Parlamento europeo, è uno degli eventi più importanti, più di tutti, più della Biennale di Venezia, non sto scherzando, più di Venezia, più di Las Vegas, più dei vari eventi che avranno da fare in seguito, perché arrivare lì vuol dire veramente conquistare l'Europa. Chiaro, questi cinque ragazzini del 57 che riescono a movimentare e soprattutto a far capire al mondo intero la loro battaglia per la libertà. E questa è una battaglia costante e continua. E vengono sempre di più presi come esempio da tutte le fasce di età, dai più giovani ai giovanissimi, oppure persone adulte che hanno capito quanto sia importante la pittura, che comunica e che dia un messaggio non solo di bellezza, ma anche un messaggio importante come quello che loro
hanno deciso di divulgare e continuare a divulgare. Detto questo, andiamo a vedere i quadri, non vedo l'ora, e lo facciamo subito con questo capolavoro che è l'opera numero uno. Mamma mia! I loro quadri sono davvero un'esplosione di gioia, di vita. In ognuno di questi quadri si racconta vita e tutto ciò che avviene nel misterioso universo. Voi dovete farvi rapire dai colori di questi quadri. Come in questo caso, questo è il primo dipinto, ed è questo grande dipinto ad olio su tela 80x80. Naturalmente tutte le opere sono firmate da Sputnik e queste con il timbro dell'evento di Strasburgo. Il numero due. Quando loro raccontano la nascita di un pianeta, avviene qualcosa di meraviglioso, perché quello che vedete al centro è il lento formarsi di un pianeta nell'universo. In questo caso è un pianeta tutto d'oro. Ci sono dei momenti, poi, nella pittura di Sputnik, dove accade qualcosa di fantastico, come queste spirali, che loro cominciano a dipingere negli anni 60, e queste spirali che raccontano i percorsi di Sputnik. Questo è qualcosa di eccezionale. Guardate che quadro è questo, perché veramente è qualcosa di favoloso, bellissimo, bellissimo. Poi, il momento in cui loro immaginano Sputnik che osserva il pianeta Terra dall'alto. Intorno alla Terra dei guizzi di colore favolosi, dato c'è una matricità che voi sicuramente non riuscite a vedere, e questa Terra che volteggia, avvicinati Alessio al centro del dipinto, per questo straordinario lavoro che è il numero 4. Sono presenti in questa collezione di quadri selezionati per Strasburgo anche queste opere di misura più contenuta, tra cui questo capolavoro che io adoro, mio gusto personale, perché è la ricerca della luce. È il momento in cui la luce prende il posto delle tenebre. È qualcosa di pazzesco, è come se il sole invadesse l'oscurità dell'universo. E questo è qualcosa di magnifico. Si tratta del capolavoro di Sputnik numero 5, di misura più piccola rispetto agli altri. Ma il numero 6, e poi vedremo anche il numero 15, sono due rarissimi landscape. Sono i famosi paesaggi lunari. Sono molto rari, preziosi e introvabili. Questo è lo Sputnik numero 6, che racconta proprio un paesaggio lunare. Ma il numero 7 è un grande pianeta che volteggia dai mille colori, come veramente pochi altri dipinti abbiamo visto. Bellissimo quadro, bellissimo. Guardate i colori, c'è una sorta di... Vedete questi colori così fumosi, così morbidi? Bellissimo davvero. Tutti i colori del quadro sono favolosi. E poi uno spicchio di sole, numero 7, in visione. Poi il numero 8. Guardate lo spettacolo di questo quadro, tutto giocato con gli oro e gli ocra, dove queste ellissi e queste spirali si intersecano. Bellissimo. Ma un altro dei momenti, sempre io devo stare attento perché non devo parteggiare per un quadro, o comunque non devo suggerirvi un quadro, devo essere imparziale, faccio molta fatica soprattutto su un capolavoro come questo. C'è un momento in cui loro dipingono quello che loro ritengono accadere nella nascita degli oceani. L'acqua, il mare, l'oceano, come se improvvisamente una grande, grande, grande quantità d'acqua potesse
invadere l'universo. È una cosa meravigliosa. Ti prego di venire qua, su queste creste, qua vicino, a vedere i colori e che cosa meravigliosa è questo quadro. Cioè, quando tu lo metti a parete, un quadro come questo, è straordinario quello che accade, perché ti crea proprio una sensazione di tridimensionalità, ti trasporta in questo vortice di acqua, bellissimo. Mamma mia, che quadro che... Ed è il numero 9. Poi, nel numero 10, si raccontano delle geometrie, dei percorsi di Sputnik, dove Sputnik percorre nell'universo intorno a tanti pianeti, come in questo caso. Che bello i colori che è. Il numero 10 in visione. E adesso passiamo al numero 11. E lo facciamo con questo capolavoro, come potrei definirlo, con questo incontro di materia nello spazio. Bellissimo quadro, è il numero 11, i colori che ha sono qualcosa di pazzesco. Non mi meraviglia, sinceramente, non mi meraviglia l'aver visto scegliere per Strasburgo questo straordinario dipinto, dove addirittura loro fanno sì che come se questi pianeti scivolassero su questi percorsi. Bellissimo quadro. E le stelle intorno. Ma il numero 13, amici, io non so se in televisione riuscite a percepire tutto il dinamismo e l'accadimento di questo quadro, perché è qualcosa di pazzesco, veramente di pazzesco. Siete di fronte ancora una volta al momento in cui sta nascendo un pianeta e l'incontro delle forze, del fuoco, della terra, del vento, dell'acqua, tutto si fonde fino a creare questo pianeta. Ma che quadro, amici, che quadro è questo? È il numero 13, veramente uno spettacolo, fino ad arrivare a questo numero 14, torniamo a una misura più contenuta, dove si racconta un grande pianeta, tutto d'oro, talmente prezioso che irradia mille colori intorno a lui. Stupendo, stupendo, veramente stupendo. Ed è il numero 14. Ma il numero 15, come vi dicevo prima, loro immaginano su un pianeta un paesaggio, e questo è uno dei rarissimi landscape, quindi i suoi paesaggi, gli Sputnik. Che meraviglia questo quadro. Se volete qualcosa di veramente raro, questo è uno di quelli. Poi il numero 16. Tante meteore infiammate, il fuoco, in questo dipinto ancora di misura più contenuta. E il numero 17, amici, il numero 17, beh, io credo che non abbia bisogno della mia spiegazione un quadro di questa forza, perché ritengo sia veramente qualcosa di incredibile. La bellezza di queste spirali intorno al centro del dipinto è una cosa favolosa, e i colori dei rossi, bordeaux e i celesti, i turchesi, è qualcosa di fantastico. Ed è il 17, per arrivare poi al numero 18, dove l'energia più potente in assoluto fa sì che questo pianeta la irradi in tutto il quadro. E vorrei davvero ascoltare da voi un commento sul numero 19. Raramente si vedono quadri simili di Sputnik. Loro lo intitolano Evolution, vuol dire evoluzione. E la cosa eccezionale è che tutto nasce da qua e si evolve con questi colori e questi rose. È un quadro che ha una poesia
davvero unica. Bellissimo, bellissimo. E poi il numero 20, dove ancora una volta si assiste a uno scontro straordinario che crea vita, prima di tutto, come in questo caso, anche in questo caso i colori comandano. Bellissimo quadro. E questa sera avete anche la possibilità di scegliere, se volete, le ultime famose, preziose, cosiddette stars, le loro stelle. Si tratta di piccoli quadri, rarissimi, non c'è tanto, mi diceva la dottoressa Kirchner che non esistono più, non ci sono più. E queste sono le ultime cosiddette, loro le chiamano le loro stars, le loro stelle, e sono le ultime che ci sono e non sono state più realizzate da Sputnik. Quindi mi diceva la referente mondiale del movimento Sputnik, la dottoressa Kirchner, che è stata la prima a contattarmi 2 anni fa, quando ho avuto il primo contatto con Sputnik, con il movimento Sputnik, che queste non sono più realizzate, quindi non sono le ultime che esistono, sono questi dipinti, naturalmente ad olio su tela, firmati da Sputnik, con la differenza che questi hanno il timbro dell'evento a Strasburgo, al Parlamento europeo. E allora godetevi la bellezza, perché ognuno di questi quadri, seppure piccoli, ma raccontano lo stesso messaggio così forte. E allora le andiamo a vedere adesso dal numero 21. Guarda che colori splendidi. Il numero 22. Il 23. Il numero 23 in visione adesso, il numero 24, il 25, addirizza quel quadro dietro di te, okay. ancora. Il 26, il 27, il 28, e il numero 29. Facciamo un fermo anche di questa bella parete delle famose stars. Queste le stelle di Sputnik. Scegliete quella che vi piace. Allora, io devo tornare subito a parete, perché come immaginavo, una gentile signora che è in linea con Amy voleva rivedere subito un quadro, lo facciamo vedere subito, guarda. Io ti dico la verità, ormai sono quasi 2 anni che sto parlando di Sputnik. Questo è il momento più bello. Dove va? Ok. È il momento davvero più bello dove si raggiunge una intensità proprio di linguaggio e quella famosa quel famoso contenuto che io cerco da anni nelle mie trasmissioni quando parlo di pittura, no? Questo è veramente il mio sentimento. Vediamo subito il 10 per un gentile, chiedo scusa, per una gentile signora che ha chiamato, lo vuole rivedere? Grazie Damiano, questo è il quadro. Numero 10. È veramente bellissimo. È un percorso, è una geometria di Sputnik. Confermato il numero 10. Grazie, complimenti. Ripeto, divertitevi stasera, perché questa è davvero l'ultima chance, l'ultima occasione che avete di potervi
avvicinare a Sputnik, a Movimento Sputnik, con dipinti ad olio, non cose carine e basta, ma le opere che devono essere loro a comunicare al Parlamento europeo, ai giovani, questo sentimento così puro e così intenso. Quindi direi che è una di quelle occasioni davvero uniche, soprattutto potersi avvicinare a loro, di certo non ai prezzi con cui li stanno offrendo negli Stati Uniti d'America, in Svizzera, dove non potete immaginare i costi di questi quadri, poi crescenti, tutti quelli che dicono: Orlando, io voglio investire, non mi interessa di mettere un quadro a parete, ma voglio investire. Questo è l'investimento più immediato, più veloce che tu possa fare, perché ogni giorno che passa, loro investono a loro volta su quello che è il percorso mondiale. E tra pochi giorni saranno al Parlamento europeo di Strasburgo. Direi proprio che è il massimo livello. Allora, quelle conferme... Non ho capito. Prego. Rivediamoli per l'ultima volta. Adesso, come sempre, non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente. Non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando e io sono così felice stasera, perché non capita mai di potervi offrire grande, bella pittura, importante, una pittura didattica in questo caso, e poi soprattutto quadri che hanno un percorso così speciale. Prego. Il numero 17, questo qua è del 75. Allora, vi stavo dicendo, prego, ce l'hai lì, guarda. Allora, adesso dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere con più attenzione. Non si compra nulla in televisione, e soprattutto in pochi secondi. Tu puoi chiamare questo numero e dire: Alessandro, voglio rivedere questo quadro oppure quest'altro, quello che più ti piace. E poi, se ti piace, lo acquisti. Tu sai che i pagamenti con Orlando li decidete voi, potete pagarli quando volete, come volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Adesso non comprate niente, ditemi solo quali tra questi dipinti ad olio e su tela di Sputnik volete rivedere o a casa vostra, quando avete tempo e voglia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta in Toscana. Ma con questa consapevolezza non accadrà mai più, perché ripeto, questi sono i quadri per Strasburgo, di potervi dare un'occasione unica, cioè di darvi dipinti ad olio su tela di un movimento artistico così attivo e così molto presente in continua evoluzione. Adesso dovete solo dirmi il quadro che vi piace, nient'altro. Li rivediamo per l'ultima volta, grazie. Quindi, il numero uno, dovete farvi rapire dai colori, perché il sentimento è sempre quello, ma soprattutto, a parte i cicli, le nascite dei pianeti e ancora le evoluzioni e ancora i suoi landscape, le stars, qualunque essi siano, il sentimento è sempre quello, sempre questo messaggio dell'importanza di essere persone libere. Il numero uno, poi rivediamo il numero due, la nascita del pianeta d'oro. Adesso dovete solo scegliere il quadro che potrebbe piacervi, senza impegno. Ma poi il numero tre. Guarda che spettacolo è questo. Facciamo una carrellata più veloce perché sono tutti al telefono. E il numero 4. Sì. Poi lui, amici. Mamma mia. Che spettacolo è questo, amici miei. Ora capite perché questo movimento sta facendo impazzire il mondo intero. Perché tutto il mondo si inchina alla forza e anche al loro messaggio straordinario in ognuno di questi quadri. Questa ricerca della luce è qualcosa di pazzesco. Ed è il 5, poi rarissimo, prezioso, uno dei suoi landscape, i suoi paesaggi. E il numero 7,
un grande pianeta dai mille colori. E poi il numero 8. Ma che cosa incredibile! La bellezza di queste mille spirali concentriche, l'incontro fra esse e questo dripping pesante di colore, davvero magnifico. Poi il numero 9. Beh, io non commento perché, ripeto, devo essere imparziale, però veramente. Immagina una parete bianca di casa mettere un quadro come questo. È un tuffo nell'oceano, è una cosa magnifica. Poi, numero 10 è confermato, passiamo al numero 11. E qui ci sono dei colori mai visti. E il numero 12, mamma mia, in un cielo pieno di stelle, questi pianeti che scivolano sulle queste corsie d'oro, ma che bello è questo quadro. E poi, che dire del numero 13, mamma mia, che bomba. Che bomba è questo. Cioè entrare in una casa, no? E vedere un quadro come questo. Tu puoi avere, davvero lo dico sempre perché è la verità, lo so perché accade anche a casa mia. Cioè quando tu metti un quadro di Sputnik a parete, tu puoi avere mille quadri, puoi avere a parete. Lui ti attrae. Cioè non puoi fare a meno di avvicinarti, di capire, e come diceva poc'anzi professor Panconi, che è un grande esperto di pittura, che suggeriva davvero la forza che hanno questi quadri. È pazzesco, bellissimo, il 13, che dire poi di questo grande pianeta d'oro che irradia mille colori, ed è il 14. E un altro dei suoi rarissimi, Landscape, il numero 15. E poi il numero 16. E signore e signori, il numero 17. Mamma mia, che cos'è questo? Che cos'è questo? Mi fa impazzire questo quadro. Numero 18. Vale sempre la stessa cosa che vi dico da sempre. Se siete indecisi fra un paio di quadri, perché è difficile escluderne qualcuno. Nessun problema, dire Alessandro, vorrei vederne più di uno, poi scelgo con calma, ci mancherebbe, eh? Perché è difficile escluderli. Numero 19. E il numero 20. Bene, amici, basta così. Ditemi adesso, grazie Alessio, quali tra questi dipinti del grande movimento e continuo movimento Sputnik, davvero che continua sempre a lasciarci senza parole per tutti questi eventi. Io ho seguito tanti artisti, ho seguito tanti movimenti, ma è davvero unico come si stanno muovendo, con quale serietà e determinazione il movimento Sputnik si muove e continua a crescere sempre di più. Quindi adesso non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente, ma solo dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere dal vivo, o a casa vostra, in tutta Italia, o nelle nostre gallerie. Ditemi quale tra questi quadri vi ha colpito, perché questi colpiscono, e come, e soprattutto quali tra questi volete rivedere con attenzione per capire meglio cosa c'è dietro ognuno di questi quadri, ricordandovi che queste sono le opere selezionate per il Parlamento Europeo di Strasburgo. Pensate che privilegio poter dire di avere in casa un'opera selezionata per un evento simile. Ditemi quale vi piace. Le stelle da rivedere, le rivediamo, abbiamo il fermo adesso, i piccoli dipinti. Sono dei piccoli tesori. E tra l'altro che non esistono più, ho già spiegato il motivo.
Sono in onda? Adesso li vediamo. Prego. Questi i piccoli tesori di Sputnik. Beh, sono qualcosa di meraviglioso. Dovete soltanto scegliere quello che vi piace. Grazie, Damiano. Ditemi quali tra questi gioielli. Davvero, il numero 29 è stato prenotato? Numero 29. Complimenti. Ditemi quali tra questi gioielli di Sputnik volete rivedere, ma soprattutto riflettete su questa grande opportunità, cioè quella di potersi avvicinare a un movimento artistico così importante a un prezzo simile. Cioè, questa è la cosa che mi fa riflettere. Mi viene sempre in mente quando nel 97, io ero in onda, faccio televisione da 35 anni, nel 97 vi presentavo dei piccoli dipinti ad olio di Mario Schifano e vi chiedevo all'epoca 700.000 lire. Oggi valgono 7.000. Chiaro? Cioè questo, e pensate davvero alla forza di questo nome, della grande pop art italiana che era Schifano, senza dimenticare che dietro ognuna di queste tele c'è il lavoro di 5 uomini. 5 uomini che portano avanti il movimento Sputnik con una serietà e una determinazione pazzesca. Ecco perché niente può accadere a Sputnik. Chiaro? Allora, i primi due, cosa, i primi due? Rivediamo i primi due per un gentile signore. Vai. Questo è il numero uno. Qual è l'opera? Certo. Ah, beh, è una cosa meravigliosa, una cosa pazzesca, veramente unico. È già confermato e da rivedere. Un attimo solo, mi dici qual era, perché stiamo cercando di capire. I paesaggi sono solo due, non sbagliamo, è il 6, Alessio, e il numero 15. Che meraviglia. Eccolo qua. È in linea. Da rivedere il numero 20. Che spettacolo, guarda che quadro è questo. Guarda qua, guarda qua. È una cosa incredibile la forza. Vai sul colore in alto, guarda che luce che ha. Questo è il 20 per un gentile signore in linea con Gloria. E lui? Beh, io sono senza parole.
Sono dal 14 al 16. Adesso ci torniamo sugli altri. Andiamo a vedere anche il 5, il 6 e il 7, per una gentile signora. Questo è il numero 6, un paesaggio lunare. E lo strepitoso numero 5, a me piace da impazzire questo quadro. Eccoli qua. Quindi, ditemi quale tra questi quadri volete rivedere prima che arrivino a un livello di mercato incontrollabile. Perché questo è il percorso. Pensa, mancano pochi giorni all'evento di Strasburgo. Pensate il clamore, non solo in Europa, ma mondiale di questo movimento. E allora poi non lamentatevi, perché il prezzo non lo decido io, lo decidono loro. E ancora questa sera potete avvicinarvi a una condizione di prenotazione simile. Prenotato il numero 20. Non ho capito. Prenotato il 20, grazie. E questo è fondamentale, perché aspettare vuol dire pagare molto di più, perché questi non sono quadri di Sputnik qualunque, ma quelli selezionati per l'evento a Strasburgo tra pochi giorni. Quindi potete scegliere il quadro che vi piace, come non mai a queste condizioni. Grazie Damiano, rivediamo. Eccolo qua. E è sicuramente è molto importante ricordare a chi non conoscesse il loro percorso, perché è fondamentale ricordarlo ogni qualvolta si parla di Sputnik, che non diamo mai per scontato. Ma stasera abbiamo avuto un grande personaggio, un grande amico di Orlando e della Galleria Orlando, il professor Panconi, che è venuto a trovarci seppure di corsa, perché sempre indaffarato con treni che partono e che vanno, ma sono riuscito a catturarlo per qualche minuto per poter condividere con lui questo grande evento di questa sera, cioè quello di poter parlare dell'evento di Strasburgo tra pochi giorni con il movimento Sputnik. Ma forse, grazie Alessio, non tutti sanno quello che è il percorso. Se puoi togliere quel tessuto, così almeno mi metto lì un attimo con i miei amici e riparliamo per un istante di quello che è la cosa più bella che possa essere accaduta nella mia vita. Io, se c'è una cosa che non mi manca, ma ne siete consapevoli, sono i quadri. Beh, pensate, le Gallerie Orlando nascono nel 59 a Firenze. Pensate quanti quadri ha messo da parte mio padre. Io poi, quando mio padre è scomparso nel 99, e io ho sempre seguito papà fin quando poi ho cominciato a fare televisione. Ma la cosa che poi ho scoperto dopo la sua scomparsa sono magazzini delle quali non avevo nemmeno idea, non potevo immaginare dell'esistenza, con tantissimi quadri, tanti che sono la maggior parte a Firenze. E tra l'altro una cosa, pensate, ho scoperto anche un magazzino in Sardegna, a Cagliari, perché papà faceva spesso le aste in giro per l'Italia
non lui come banditore, papà era un uomo molto timido, ma lavoravano per lui grandi presentatori e banditori, d'asta pubblica sto dicendo. Papà girava per, vedeva in affitto le sale più belle di grandi, importanti hotel in Italia e quando poteva tornava in Sicilia, all'hotel Excelsior di Catania, all'hotel Nettuno di Catania, all'hotel Jolly all'epoca di Palermo che esisteva e così via. Girava l'Italia con i suoi quadri in compagnia di un suo amico che invece trattava tappeti, purtroppo non c'è più neanche lui, e faceva queste aste. Io andavo ancora a scuola e appena potevo viaggiavo in aereo da solo e andavo a trovare papà nel fine settimana. E i quadri sono tantissimi. Allora, azzeralo. Okay. Allora è chiaro che tutto quello che poi accade quando io ho acceso la mia rete, che è stata la cosa più bella, 7 anni fa, ormai quasi 8 anni fa, mi sono fatto questo regalo splendido, 50 anni, mi sono messo in proprio, ho acceso la mia rete che si chiama come la mia famiglia, perché per chi non lo sapesse ho lavorato per tantissimi anni per altri. È chiaro che quando tu lavori tutta la vita, tantissimi anni per altri, e ti metti in proprio, pretendi molto da te, no? Finalmente il mio cervello, la mia testa, il mio gusto, la mia esperienza e anche, consentitemi, la mia educazione e il mio stile, ha fatto sì che la mia rete dovesse avere una linea, dovesse avere una guida, soprattutto la guida era quella di mio padre, e lo è tuttora. Era quella, il desiderio di fare una galleria con televisione. E il più grosso desiderio era quello di poter presentare artisti veri, cosa che nel moderno e contemporaneo, scusate, è sempre più raro, è sempre più difficile e anche pericoloso. Ecco perché questo movimento, il movimento Sputnik, mi ha dato nuovamente fiducia nel collezionismo, nel capire che ci sono persone che si proteggono dal mercato, come fanno loro. E la storia di loro è davvero affascinante, per chi non lo sapesse, perché tutto accade nel 1957, cioè l'anno in cui la Russia riesce a mandare in orbita il primo satellite, sorpassando gli Stati Uniti d'America, sorpassando l'Asia, che stavano lavorando a questo progetto, ma loro per primi riescono in questo evento. E questi giovanissimi, questi ragazzini, avevano 15 anni, 13 anni, 14 anni, si riunivano di nascosto in una taverna sotterranea a San Pietroburgo, dove abitavano in Russia, che all'epoca non si chiamava San Pietroburgo, sapete bene, Stalingrado, e loro si riunivano di nascosto per dipingere. Accade questa cosa magnifica, che ovviamente farà festeggiare tutta la Russia di questo evento, e sicuramente che avviene sotto il regime comunista del tempo, e loro capiscono che questo satellite, che si chiama Sputnik, poteva essere il loro mezzo di trasporto per la libertà. E allora decidono di dipingere dei quadri raccontando quello che secondo loro Sputnik vedeva, perché Sputnik era un satellite molto potente, ma rudimentale, non aveva occhi, non aveva telecamere, e questo eccitava ancora di più la loro fantasia nel dipingere dei quadri magnifici. Tutto questo accade nel 1957, ma come sapete il regime comunista del tempo non permetteva agli artisti di poter dipingere quello che volevano. Era ammesso soltanto pittura di propaganda, quindi politica e basta. Allora i quadri di Sputnik di quel tempo purtroppo furono tutti distrutti. Nei primi anni 60 questi ragazzini, che poi diventano 16enni, 17enni, decidono di fuggire dal loro paese per fuggire da questo regime comunista così oppressivo. E arrivano prima di tutto in Svizzera, nella città di Losanna. Riescono ad arrivare in questa città a trovare riparo e poi da lì Parigi, Londra, New York e in giro per il mondo per sentirsi uomini liberi. Ma il motivo per il quale tutt'oggi nessuno sa chi siano è perché tutt'oggi, nonostante i governi comunisti repressivi del tempo siano caduti, nonostante questo hanno tuttora paura di eventuali rappresaglie di nostalgici del tempo che possono
andarvi addosso per quello che hanno fatto in quel periodo. E cosa hanno fatto? Hanno semplicemente raccontato il loro sentimento di libertà, e voglia di libertà. Tutto questo piace molto al mondo intero e tra pochi giorni anche al Parlamento di Strasburgo. E tutto questo ha fatto sì che questo movimento artistico che nasce tra questi ragazzini che oggi hanno 85, 87, 89 anni, loro stessi sono talmente coesi che fanno sì che questo movimento si autoprotegga da che cosa? Da mercanti o galleristi senza scrupoli, da gente che fa televisione senza scrupoli e da coloro che loro scelgono personalmente perché possono essere rappresentati. Io sono uno dei privilegiati in questo senso, perché sono stato scelto per il mio modo di fare televisione, per la mia idea di fare televisione, per poter presentare i loro lavori. Hanno fatto degli eventi straordinari, dalla Biennale di Venezia alla Convention di Las Vegas e tra pochi giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo e così via. Ogni volta è una continua crescita di interesse internazionale. Ecco perché questi quadri sono il momento in cui tu metti a parete non solo un quadro magnifico, ma metti un quadro che parla e talvolta grida questo sentimento meraviglioso di libertà. Andiamo a rivedere i quadri, ho capito. Li rivediamo ancora una volta, per l'ultima volta però, e andiamo a rivederli, Alessio, a cominciare dal numero 19, così che arriviamo fino al numero 1. Queste sono, come ho già detto, le opere selezionate da Sputnik, dal movimento Sputnik, non da me, per poter essere, poter rappresentare il movimento al Parlamento Europeo di Strasburgo. Ecco perché ognuna di queste opere ha sul retro il timbro ufficiale della partecipazione al Parlamento, all'evento, e queste le opere appunto che tu questa sera puoi ancora questa sera scegliere, prenotare, senza alcun impegno all'acquisto, ancora al prezzo antico. E in questo momento io, Alessandro Orlando, sono l'unico uomo sulla faccia della Terra a proporre Sputnik a un prezzo simile. Perché in giro per il mondo, Stati Uniti d'America e Losanna in Svizzera, si parla di 45.000 franchi svizzeri, 50.000 euro, 60.000 euro, senza battere il ciglio. Ma per opere meravigliose, non certo quelle che saranno esposte in Strasburgo. Ah, questo è diverso. Numero 19, le vediamo per l'ultima volta. Adesso, ripeto, non dovete né comprare, né pagare, né acquistare, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere senza alcun obbligo all'acquisto e senza alcuna spesa. Ma ci sono momenti di collezionismo e trasmissioni che io posso fare tutti i giorni. Quella di stasera è irripetibile. Quindi adesso non dovete decidere se acquistare o non acquistare, ma soltanto scegliere il quadro che potrebbe piacervi. Il numero 18, guarda che forza che ha questo, potente. E il numero 17, mamma mia, che quadro è questo, amici? Che quadro è questo? È una bomba, è una cosa magnifica. I colori che ha, l'energia che emana. E poi il numero 16. Guarda qua, guarda che meraviglia è quest'altro. E il numero 15. Uno dei suoi rarissimi landscape sono quei paesaggi lunari che loro immaginano nei quadri di questa forza. Questi non ce l'ha nessuno perché sono rarissimi. E poi il numero 14. E il numero 13. Mamma, come si può rimanere impassibili di fronte a quadri come questo? Certo, perché ovviamente qualcuno può dire, ok Orlando, ma io amo molto la pittura astratta. Questa non è pittura astratta. Questo è quello che accade nell'universo, secondo la loro immaginazione. Tutt'oggi l'universo è un mistero. Tutt'oggi studiano l'universo e non finiranno mai di farlo. E loro lo immaginavano così. Bellissimo, bellissimo quadro.
Mi raccomando, ogni qualvolta chiunque entri in casa vostra, qualunque sia la sua età o qualunque sia la sua estrazione, quando vede il quadro di Sputnik, raccontategli la loro storia, perché è importante. Poi, il numero 12. Guarda, guarda qua. Bellissimo. Un cielo pieno di stelle, dei pianeti, dei mille colori. Poi il numero 11. E il numero 8, ma che cos'è questo? Guarda qua. Ma guardate quante spirali si intersecano fra loro. Accarezzano nella parte alta, Alessio. È spettacolare questo quadro, veramente incredibile. E poi il numero 9, la nascita dell'oceano. Dio mio, quanto è bello questo quadro. Ti dà una sensazione di come un tuffo del mare, bellissimo. E il numero 5, la ricerca della luce, la luce del sole che penetra l'oscurità e le tenebre dell'universo, bellissimo. E poi il numero 6, un altro dei rarissimi landscape, un paesaggio lunare. Che colori è. E il numero 7, un grande pianeta dai mille colori. Per passare poi al numero 3, l'eccezionale numero 4, dove addirittura si assiste a come immaginavano che Sputnik vedesse la Terra, con questi guizzi di colore. Pazzesco. Bellissimo quadro. Che quadro. E il numero 1, giusto, il 4 l'hai fatto vedere. Esatto. Mamma mia, che cos'è? I colori così morbidi. E il numero 2, la nascita di un pianeta tutto d'oro. A voi, basta così, chiudiamo l'argomento. C'è una di queste opere che volete rivedere. Se chiamate adesso avete una grande chance, cioè quella di far entrare in casa un dipinto selezionato per il Parlamento Europeo di Strasburgo. Alessandro, scusa, chiedono di rivedere il numero 13 e il numero 17. Il 13 e il 17, subito. Andiamo a rivederli. Confermata l'opera numero 5. Il 5 confermato, grazie. Il 13 e il 17. Beh, 17. Io, scusate, non devo parteggiare per un quadro, ma insomma. Il 13 è questo? Che cosa pazzesca, bellissimo. Il 5 confermato, ok. Questa è una cosa incredibile, la forza di questo quadro.
la forza di questo quadro. E poi, signore e signori, il 17, chi se lo dimentica questo quadro? E chi se lo dimentica questo quadro? Ma soprattutto, ho scoperto di alcuni clienti di Orlando che chi ne ha presi 3, chi ne ha presi 4, voi non dovete avere paura a prenotare più opere di un movimento artistico in continua espansione, viventi, che continuano a creare eventi straordinari, ma non solo istituzionali, ma di risonanza mondiale. Cioè, Orlando, no, ma ne ho già preso uno, ne ho presi due, cosa stai aspettando? Che Orlando ti riproponga a 50.000 euro, 60.000? La strada è già veloce, è già scritta. E sapete che Orlando non è uomo di facili promesse. No, no, no. Questo è il momento in cui mi prendo tutte le responsabilità. Tutto quello che posso credere oggi è credere in un movimento artistico che continua a muoversi indipendentemente da mercanti d'arte, da case d'asta, dai social, e vanno avanti nella loro strada in maniera straordinaria. Quindi non abbiate timori di avere più di un'opera di Sputnik, perché questo è il momento in cui fai entrare in casa il movimento artistico più autentico, più vero ed efficace del Novecento e del 2000, ovviamente. Ah, mi fa impazzire a me questo. Per un'altra signora lo rivediamo. Quadro è uno solo, attenzione. Bellissimo. Mamma mia, che quadro. Che quadro, amici. Oggi, gentile signore, in linea con Gloria. Ve li faccio vedere vicino. Allora, sono il 13 e il 17. Eccoli qua. Il 13 a sinistra del teleschermo, il 17 a destra. Al contrario, meglio, ok, benissimo. Voilà.
Confermata l'opera numero 25. Io non posso esservi d'aiuto in questo. Per il gentile signore che parlava con Amy poc'anzi, e
chiedeva, io sono un grande collezionista di questo movimento. La cosa che posso dire è questa: avete in questa collezione, avete ancora la possibilità di avvicinarvi a due rarissimi landscape. I landscape sono molto rari. Cosa sono i landscape? Sono i paesaggi lunari. Ne avete addirittura due. Il numero 6, che trovo sia favoloso. Certo, tutti pubblicati sul libro di Strasburgo, ci mancherebbe. Il numero 6 e il numero 15. È bellissimo, bellissimo. Quadro favoloso davvero. Quanta storia che raccontano questi quadri, davvero. È emozionante ogni volta che ci penso, osservare uno di questi dipinti e ricordare tutto il loro percorso e quanta strada hanno fatto questi quadri per poi arrivare a noi e poterne parlare e dialogare. Questi quadri sono entrati, non questi, ma altri, le opere ad olio di Sputnik sono entrate in delle case di persone che mi avevano giurato che non avrebbero mai acquistato un dipinto astratto. Persone che collezionisti, clienti di Orlando, che hanno sempre comprato dipinti antichi, loro sono riusciti a entrare. Non certo per merito mio. Cioè questo veramente fa riflettere. Fa riflettere sulla forza che hanno questi cinque uomini che hanno creato questo movimento davvero splendido che continua ogni giorno a stupirvi e anche a stupire me, dico la verità. Allora, riusciamo a mostrarle ancora per l'ultima volta e poi basta. Quindi prendete nota soltanto del numero del dipinto che volete rivedere, non comprare, pagare, acquistare, ma rivedere, e comunicatecelo. Potete comunicarci il numero del quadro attraverso questo numero di telefono, che è il 030 72 82 900, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto appare qua sopra, che è il 389 90 42 860. Ma che usiate WhatsApp o il telefono, noi siamo in diretta ovviamente. Questo numero serve soltanto a rivedere il quadro e quando e dove lo decidete voi. Quando avete tempo e voglia, o a casa vostra in tutta Italia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta. Questa sera posso ancora garantirvi il prezzo antico per queste opere, nonostante la continua evoluzione di mercato e di interesse internazionale, proprio, guarda caso, di quelle opere selezionate per l'evento tra pochi giorni al Parlamento Europeo di Strasburgo. Le vediamo per l'ultima volta. Scegliete il quadro che potrebbe piacervi. A cominciare dal numero 1, Alessio. Splendido. È la nascita di un pianeta. È un pianeta tutto d'oro che si forma. Meraviglioso. E poi il numero 2. Guarda qua che spettacolo è questo, favoloso. E il numero 3, che meraviglia, tutto giocato con gli oro e la bellezza di questa fugacità della pittura e queste spirali concentriche. E poi il pianeta Terra, visto da Sputnik, con questi guizzi di colore intorno a lui che lo rendono veramente magnifico. Il numero 6, il mitico landscape, il paesaggio, e il numero 7, un grande pianeta dai mille colori.
Che meraviglia è questa. E poi il numero 8. Anche qua sono tutti gli ocra, gli oro. E cosa dire poi del sensazionale numero 9, la nascita di un oceano? E poi il numero 11. Il numero 11. Che spettacolo è questo, guarda qua. Per passare all'incredibile numero 12. Guarda, guarda, stupendo questi pianeti che è come se scivolassero su questi binari. E il numero 13. Come posso parlare di questo quadro senza emozionarmi davvero? Ha una potenza e una forza pittorica mai vista. È il 13. E poi il numero 14. Nel cielo azzurro nasce un pianeta tutto d'oro, talmente prezioso che poi irradia mille colori. Stupendo. E il numero 15 è questo favoloso landscape, un paesaggio nello spazio. Il 16 da rivedere. E il 50-50. Questo. Arrivo. È questo dove ci sono una sorta di tanti meteoriti nell'universo, e bellissime anche queste geometrie intorno a lui. Tutti pubblicati, certo, tutti pubblicati, ci mancherebbe. Questo è il 16, poi il numero 17, amici. Quando vedo questo quadro mi rendo conto della forza incredibile che ha questo movimento. Confermata l'opera numero 16. Grazie e complimenti. È favoloso, veramente uno spettacolo questo quadro. Poi è talmente materico. Guardate le gocciolature del colore sulle spirali. Mamma mia, che quadro, amici. E poi il numero 18. Ancora energia allo stato puro. E infine il numero 19. E qui, amici, mamma mia, un quadro così di Sputnik ce l'hai solo tu. E proprio queste opere sono state scelte dal movimento Sputnik per essere rappresentate tra pochi giorni a Strasburgo. Bene, amici. A voi c'è uno di questi dipinti di Sputnik che volete rivedere? Sapete come fare. Mi chiamate o mandate un messaggio al numero di WhatsApp dicendo: Alessandro, voglio rivedere questo, questo o quest'altro. Con questa grande consapevolezza,
State scegliendo un dipinto ad olio su tela del movimento Sputnik destinato a uno dei luoghi più importanti d'Europa, al Parlamento europeo. Non male come cosa. Direi, che bomba, che cosa meravigliosa. Andiamo a rivedere per l'ultimissima volta anche i piccoli gioielli di Sputnik, le mitiche stars, cioè quelli che loro chiamano stars, le stelle, che vi ho già detto purtroppo sono le ultime in assoluto, perché non hanno più realizzato questi piccoli quadri. Rivediamo quelli ancora disponibili. Ok, e rivediamo anche dal vivo. Questi piccoli grandi tesori, che misurano 30x30, magnifici, sono veramente qualcosa di favoloso. E anche questi, Sputnik Stars, con il timbro della destinazione di Strasburgo, sono qualcosa di favoloso. Assurdo. Pensare di poter mettere in casa un olio su tela di un movimento artistico così efficace e così forte e potente a un prezzo così piccolo. Ed è il numero 21, rivediamo. Era il 26, vediamo. Scegliete quello che vi piace. Il 21. Il 22. Splendido. Il 23, guarda che luce che è questo, grazie Damiano. Il numero 26. Guarda che meraviglia, bellissimo. Il numero 27. E il numero 28. Basta così. Ditemi quali tra questi gioielli, sono veramente dei gioielli. In genere quando presento quadri piccoli li definisco tali, ma questi sono i gioielli più preziosi in assoluto. Perché solo questa sera, a un piccolissimo prezzo, prezzo di una stampa o di un multiplo, ti puoi avvicinare a un dipinto ad olio originale del movimento Sputnik e uno di quei dipinti che rappresentano loro a Strasburgo, al Parlamento europeo. Ditemi tra questi quale vi piace. E nel frattempo mi piacerebbe moltissimo, per chi si fosse appena sintonizzato, farvi riascoltare la voce di un grande storico che è venuto a trovarci, seppure tra i mille impegni, tra un treno e l'altro, è venuto a trovarci questa sera, proprio per far sì che questo evento di Strasburgo, al Parlamento europeo, possa essere ricordato, e noi lo testimonieremo ovviamente con le nostre telecamere. Professor Panconi è un grande storico dell'arte.
Si tratta del capolavoro di Sputnik numero 5, di misura più piccola rispetto agli altri. Ma il numero 6, e poi vedremo anche il numero 15, sono due rarissimi landscape, sono i famosi paesaggi lunari. Sono molto rari, preziosi e introvabili. Questo è lo Sputnik numero 6, che racconta proprio un paesaggio lunare. Ma il numero 7 è un grande pianeta che volteggia dai mille colori, come veramente pochi altri dipinti abbiamo visto. Bellissimo quadro, bellissimo. Guardate i colori, c'è una sorta di... Vedete questi colori così fumosi, così, così morbidi? Bellissimo davvero. Tutti i colori del quadro sono favolo. E poi uno spicchio di sole, numero 7, in visione. Poi il numero 8. Guardate lo spettacolo di questo quadro, tutto giocato con gli oro e gli ocra, dove queste ellissi e queste spirali si intersecano. Bellissimo! Ma un altro dei momenti, sempre io devo stare attento perché non devo parteggiare per un quadro, o comunque non devo suggerirvi un quadro, devo essere imparziale. Questi, ma no, faccio molta fatica soprattutto su un capolavoro come questo. C'è un momento in cui loro dipingono quello che loro ritengono accadere nella nascita degli oceani. L'acqua, il mare, l'oceano. Come se improvvisamente una grande, grande, grande quantità d'acqua potesse invadere l'universo. È una cosa meravigliosa. Ti prego di venire qua, su queste creste, qua vicino, a vedere i colori e che cosa meravigliosa è questo quadro. Cioè, quando tu lo metti a parete, un quadro come questo, è straordinario quello che accade, perché ti crea proprio una sensazione di tridimensionalità, ti trasporta in questo vortice di acqua, bellissimo. Mamma mia, che quadro che... Ed è il numero 9. Poi, nel numero 10, si raccontano delle geometrie, dei percorsi di Sputnik, dove Sputnik percorre nell'universo intorno a tanti pianeti, come in questo caso. Che bello i colori che... Il numero 10 in visione. E adesso passiamo al numero 11. E lo facciamo con questo capolavoro, come potrei definirlo, con questo incontro di materia nello spazio. Bellissimo quadro, è il numero 11, i colori che ha sono qualcosa di pazzesco. Non mi meraviglia, sinceramente, non mi meraviglia l'aver visto scegliere per Strasburgo questo straordinario dipinto, dove addirittura loro fanno sì che è come se questi pianeti scivolassero su questi percorsi. Bellissimo quadro. E le stelle intorno. Ma il numero 13, amici, io non so se in televisione riuscite a percepire tutto il dinamismo e l'accadimento di questo quadro, perché è qualcosa di pazzesco, veramente di pazzesco. Siete di fronte ancora una volta al momento in cui sta nascendo un pianeta, e l'incontro delle forze, del fuoco, della terra, del vento, dell'acqua, tutto si fonde fino a creare questo pianeta. Ma che quadro, amici, che quadro è questo? È il numero 13. Veramente uno spettacolo, fino ad arrivare a questo numero 14, torniamo a una misura più contenuta, dove
si racconta un grande pianeta, tutto d'oro, talmente prezioso che irradia mille colori intorno a lui. Stupendo, stupendo, veramente stupendo. Ed è il numero 14. Ma il numero 15, come vi dicevo prima, loro immaginano su un pianeta un paesaggio, e questo è uno dei rarissimi landscape, quindi i suoi paesaggi, gli Sputnik. Che meraviglia questo quadro. Se volete qualcosa di veramente raro, questo è uno di quelli. Poi il numero 16. Tante meteore infiammate, il fuoco, in questo dipinto ancora di misura più contenuta. E il numero 17, amici, il numero 17, beh, io credo che non abbia bisogno della mia spiegazione un quadro di questa forza, perché ritengo sia veramente qualcosa di incredibile. La bellezza di queste spirali intorno al centro del dipinto è una cosa favolosa, e i colori dai rossi, bordeaux, e i celesti, i turchesi, è qualcosa di fantastico. Ed è il 17, per arrivare poi al numero 18, dove l'energia più potente in assoluto fa sì che questo pianeta la irradi in tutto il quadro. E vorrei davvero ascoltare da voi un commento sul numero 19. Raramente si vedono quadri simili di Sputnik. Loro lo intitolano Evolution, vuol dire evoluzione. E la cosa eccezionale è che tutto nasce da qua e si evolve con questi colori e questi rose. È un quadro che ha una poesia davvero unica. Bellissimo, bellissimo. E poi il numero 20, dove ancora una volta si assiste a uno scontro straordinario che crea vita, prima di tutto, come in questo caso, e anche in questo caso i colori comandano. Bellissimo quadro. E questa sera avete anche la possibilità di scegliere, se volete, le ultime famose, preziose, cosiddette stars, le loro stelle. Si tratta di piccoli quadri, rarissimi, non c'è. Tanto mi diceva la dottoressa Kirchner che non esistono più. E queste sono le ultime cosiddette, loro le chiamano le loro stars, le loro stelle, e sono le ultime che ci sono e non sono state più realizzate da Sputnik. Quindi mi diceva la referente mondiale del movimento Sputnik, la dottoressa Kirchner, che è stata la prima a contattarmi 2 anni fa, quando ho avuto il primo contatto con Sputnik, con il movimento Sputnik, che queste non sono più realizzate, quindi non sono le ultime che esistono, sono questi dipinti, naturalmente ad olio su tela, firmati da Sputnik, con la differenza che questi hanno il timbro dell'evento a Strasburgo, al Parlamento europeo. E allora godetevi la bellezza, perché ognuno di questi quadri, seppure piccoli, ma raccontano lo stesso messaggio così forte. E allora le andiamo a vedere adesso dal numero 21. Guarda che colori splendidi. Il numero 22. Il 23. Il numero 23 in visione adesso. Il numero 24. Il 25.
Addirizza quel quadro dietro di te. Ok. Ancora, ancora. Il 26. Il 27. Il 28. E il numero 29. Facciamo un fermo anche di questa bella parete delle famose stars. Queste le stelle di Sputnik. Scegliete quella che vi piace. Allora, io devo tornare subito a parete perché, come immaginavo, una gentile signora che è in linea con Amy voleva rivedere subito un quadro. Lo facciamo vedere subito. Guarda, io ti dico la verità. Ormai sono quasi 2 anni che sto parlando di Sputnik. Questo è il momento più bello. Dove va? Ah, ok. Ok, è il momento davvero più bello dove si raggiunge una intensità proprio di linguaggio e quella famosa, quel famoso contenuto che io cerco da anni nelle mie trasmissioni quando parlo di pittura, no? Questo è veramente il mio sentimento. Vediamo subito il 10 per un gentile, chiedo scusa, per una gentile signora che ha chiamato, lo vuole rivedere? Grazie Damiano, questo è il quadro. Numero 10. È veramente bellissimo. È un percorso, è una geometria di Sputnik. Confermato il numero 10. Grazie, complimenti. Ripeto, divertitevi stasera perché questa è davvero l'ultima chance, l'ultima occasione che avete di potervi avvicinare a Sputnik, a Movimento Sputnik, con dipinti ad olio, non cose carine e basta, ma le opere che devono essere loro a comunicare al Parlamento europeo, ai giovani, questo sentimento così puro e così intenso. Quindi direi che è una di quelle occasioni davvero uniche, soprattutto potersi avvicinare a loro, di certo non ai prezzi con cui li stanno offrendo negli Stati Uniti d'America, in Svizzera, dove non potete immaginare i costi di questi quadri, poi crescenti, tutti quelli che dicono Orlando, io voglio investire, non mi interessa di mettere un quadro a parete, ma voglio investire, questo è l'investimento più immediato, più veloce che tu possa fare, perché ogni giorno che passa, loro investono a loro volta su quello che è il percorso mondiale e tra pochi giorni saranno al Parlamento europeo di Strasburgo. Direi proprio che è il massimo livello. Allora, quelle non ho capito. Prego, rivediamoli per l'ultima volta. Li vediamo per l'ultima volta. Adesso, come sempre, non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente. Non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando e io sono così felice stasera perché non capita mai di potervi offrire grande e bella pittura, importante, una pittura didattica in questo caso, e poi soprattutto quadri che hanno un percorso così speciale. Prego. Il numero 17, questo qua è del 75. Allora, vi stavo dicendo, prego, ce l'hai lì, guarda. Allora, adesso dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere con più attenzione. Non si compra nulla in televisione e soprattutto in pochi secondi. Tu puoi chiamare questo numero e dire Alessandro, voglio rivedere questo quadro oppure quest'altro, quello che più ti piace. E poi se ti piace lo acquisti. Tu sai che i pagamenti con Orlando li decidete voi, potete pagarli quando volete, come volete, in quanto tempo volete, con che sistema volete. Adesso non comprate niente, ditemi solo quali tra questi dipinti ad olio e su tela
di Sputnik volete rivedere o a casa vostra, quando avete tempo e voglia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta in Toscana. Ma con questa consapevolezza non accadrà mai più, perché ripeto, questi sono i quadri per Strasburgo, di potervi dare un'occasione unica, cioè di darvi dipinti ad olio su tela, di un movimento artistico così attivo e così molto presente in continua evoluzione. Adesso dovete solo dirmi il quadro che vi piace, nient'altro. Li rivediamo per l'ultima volta, grazie. Quindi, il numero uno, dovete farvi rapire dai colori, perché il sentimento è sempre quello, ma soprattutto, a parte i cicli, le nascite dei pianeti e ancora le evoluzioni e ancora i suoi landscape, le stars, qualunque essi siano, il sentimento è sempre quello, sempre questo messaggio dell'importanza di essere persone libere. Il numero uno, poi rivediamo il numero due, la nascita del pianeta d'oro. Adesso dovete solo scegliere il quadro che potrebbe piacervi, senza impegno. Ma poi il numero tre. Guarda che spettacolo è questo. Facciamo una carrellata più veloce perché sono tutti al telefono. E il numero 4. Sì. Poi lui, amici. Mamma mia. Che spettacolo è questo, amici miei. Ora capite perché questo movimento sta facendo impazzire il mondo intero. Perché tutto il mondo si inchina alla forza e anche al loro messaggio straordinario in ognuno di questi quadri. Questa ricerca della luce è qualcosa di pazzesco. Ed è il 5, poi rarissimo, prezioso, uno dei suoi landscape, i suoi paesaggi. E il numero 7, un grande pianeta dai mille colori. E poi il numero 8, ma che cosa incredibile, la bellezza di queste mille spirali concentriche, l'incontro fra esse e questo dripping pesante di colore davvero magnifico. Poi il numero 9, beh io non commento perché, ripeto, devo essere imparziale, però veramente. Immagina una parete bianca di casa mettere un quadro come questo. È un tuffo nell'oceano, è una cosa magnifica. Poi, numero 10 è confermato, passiamo al numero 11. E qui ci sono dei colori mai visti. E il numero 12, mamma mia, in un cielo pieno di stelle, questi pianeti che scivolano sulle queste corsie d'oro, ma che bello è questo quadro. E poi, che dire del numero 13, mamma mia, che bomba. Che bomba è questo. Cioè entrare in una casa, no? E vedere un quadro come questo. Tu puoi avere, davvero lo dico sempre perché è la verità, lo so perché accade anche a casa mia. Cioè quando tu metti un quadro di Sputnik a parete, tu puoi avere mille quadri, puoi avere a parete. Lui ti attrae. Cioè non puoi fare a meno di avvicinarti, di capire, e come diceva poc'anzi professor Panconi, che è un grande esperto di pittura, che suggeriva davvero la forza che hanno questi quadri. È pazzesco, bellissimo, il 13, che dire poi di questo grande pianeta d'oro che irradia mille colori, ed è il 14. E un altro dei suoi rarissimi landscape, il numero 15. E poi il numero 16.
signore e signori, signore e signori, il numero 17. Mamma mia, che cos'è questo? Che cos'è questo? Mi fa impazzire questo guardo. Numero 18. Vale sempre la stessa cosa che vi dico da sempre. Se siete indecisi fra un paio di quadri, perché è difficile escluderne qualcuno. Nessun problema, dire Alessandro, vorrei vederne più di uno, poi scelgo con calma, ci mancherebbe. Perché è difficile escluderli. Numero 19. E il numero 20. Bene, amici, basta così. Ditemi adesso, grazie Alessio, quali tra questi dipinti del grande movimento e continuo movimento Sputnik, davvero che continua sempre a lasciarci senza parole per tutti questi eventi. Io ho seguito tanti artisti, ho seguito tanti movimenti, ma è davvero unico come si stanno muovendo, con quale serietà e determinazione il movimento Sputnik si muove e continua a crescere sempre di più. Quindi adesso non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente, ma solo dirmi quali tra questi dipinti volete rivedere dal vivo, o a casa vostra, in tutta Italia, o nelle nostre gallerie. Ditemi quale tra questi quadri vi ha colpito, perché questi colpiscono, e come, e soprattutto quali tra questi volete rivedere con attenzione per capire meglio cosa c'è dietro ognuno di questi quadri, ricordandovi che queste sono le opere selezionate per il Parlamento Europeo di Strasburgo. Pensate che privilegio poter dire di avere in casa un'opera selezionata per un evento simile. Ditemi quale vi piace. Le stelle da rivedere, le rivediamo, abbiamo il fermo adesso, i piccoli dipinti, sono dei piccoli tesori. E tra l'altro che non esistono più, ho già spiegato il motivo. Sono in onda? Adesso li vediamo. Prego. Questi i piccoli tesori di Sputnik. Beh, sono qualcosa di meraviglioso. Dovete soltanto scegliere quello che vi piace. Grazie Damiano. Ditemi quali tra questi gioielli. Davvero, il numero 29 è stato prenotato. Numero 29. Complimenti. Ditemi quali tra questi gioielli di Sputnik volete rivedere, ma soprattutto riflettete su questa grande opportunità, cioè quella di potersi avvicinare a un movimento artistico così importante a un prezzo simile. Cioè questa è la cosa che mi fa riflettere. Mi viene sempre in mente quando nel 97, io ero in onda, faccio televisione da 35 anni, nel 97 vi presentavo dei piccoli dipinti ad olio di Mario Schifano e vi chiedevo all'epoca 700.000 lire. Oggi valgono 7.000. Chiaro? Cioè questo, e pensate davvero alla forza di questo nome della grande pop art italiana che era Schifano, senza dimenticare che dietro ognuna di queste tele c'è il lavoro di cinque uomini. Cinque uomini che portano avanti il movimento Sputnik con una serietà e una determinazione pazzesca. Ecco perché niente può accadere a Sputnik. Chiaro? Allora, i primi due, cosa, i primi due? Rivediamo i primi due per un gentile signore. Vai. Questo è il numero uno.
Qual è l'opera? Certo. Ah, beh, è una cosa meravigliosa, una cosa pazzesca, veramente unico. È già confermato e da rivederci. Un attimo solo, mi dici qual era perché stiamo cercando di capire. I paesaggi sono solo due, non sbagliamo, è il 6, Alessio, e il numero 15. Che meraviglia. Eccolo qua. È in linea. Da rivedere il numero 20. Che spettacolo, guarda che quadro è questo. Guarda qua, guarda qua. È una cosa incredibile la forza. Che vai sul colore in alto, guarda che luce che ha. Questo è il 20 per un gentile signore in linea con Gloria. È lui? Beh, io sono senza parole. Sono dal 14 al 16. Ecco, adesso ci torniamo sugli altri. Andiamo a vedere anche il 5, il 6 e il 7, per una gentile signora. Questo è il numero 6, un paesaggio lunare. E lo strepitoso numero 5, a me piace da impazzire questo quadro. Eccoli qua. Quindi, ditemi quale tra questi quadri volete rivedere prima che arrivino a un livello di mercato incontrollabile. Perché questo è il percorso. Pensa, mancano pochi giorni all'evento di Strasburgo. Pensate il clamore non solo in Europa, ma mondiale di questo movimento. E allora poi non lamentatevi, perché il prezzo non lo decido io, lo decidono loro. E ancora questa sera potete avvicinarvi a una condizione di prenotazione simile. Prenotato il numero 20. Non ho capito. Prenotato il 20, grazie. E questo è fondamentale, perché aspettare vuol dire pagare molto di più, perché questi non sono quadri di Sputnik qualunque, ma quelli selezionati per l'evento a Strasburgo tra pochi giorni. Quindi potete scegliere il quadro che vi piace, come non mai a queste condizioni. Grazie Damiano, rivediamo.
Eccolo qua. È sicuramente è molto importante ricordare a chi non conoscesse il loro percorso, perché è fondamentale ricordarlo ogni qualvolta si parla di Sputnik, non diamo mai per scontato. Ma stasera abbiamo avuto un grande personaggio, un grande amico di Orlando e della Galleria Orlando, il professor Panconi, che è venuto a trovarci, seppure di corsa, perché sempre indaffarato, con treni che partono e che vanno, ma sono riuscito a catturarlo per qualche minuto per poter condividere con lui questo grande evento di questa sera, cioè quello di poter parlare dell'evento di Strasburgo tra pochi giorni con il movimento Sputnik. Ma forse, grazie Alessio, non tutti sanno quello che è il percorso. Se puoi togliere quel tessuto, così almeno mi metto lì un attimo con i miei amici. E riparliamo per un istante di quello che è la cosa più bella che possa essere accaduta, nella mia vita. Io, se c'è una cosa che non mi manca, ma ne siete consapevoli, sono i quadri. Beh, pensate, le Gallerie Orlando nascono nel 59 a Firenze. Pensate quanti quadri ha messo da parte mio padre. Io poi, quando mio padre è scomparso nel 99, e io ho sempre seguito papà fin quando poi ho cominciato a fare televisione, ma la cosa che poi ho scoperto dopo la sua scomparsa sono magazzini delle quali non avevo nemmeno idea, non potevo immaginare dell'esistenza, con tantissimi quadri, tanti che sono la maggior parte a Firenze. E tra l'altro una cosa, pensate, ho scoperto anche un magazzino in Sardegna, a Cagliari, perché papà faceva spesso le aste in giro per l'Italia, non lui come banditore, papà era un uomo molto timido, ma lavoravano per lui grandi presentatori e banditori, d'asta pubblica, sto dicendo. Papà vedeva in affitto le sale più belle, di grandi, importanti hotel in Italia, e quando poteva tornava in Sicilia, all'hotel Excelsior di Catania, all'hotel Nettuno di Catania, all'hotel Jolly, all'epoca di Palermo che esisteva, e così via. Girava l'Italia con i suoi quadri, in compagnia di un suo amico, che invece trattava tappeti, purtroppo non c'è più neanche lui, e faceva queste aste. Io andavo ancora a scuola e appena potevo viaggiavo in aereo da solo e andavo a trovare papà nel fine settimana. E i quadri sono tantissimi. Allora, no, no. Azzerano. Allora è chiaro che tutto quello che poi accade quando io ho acceso la mia rete, che è stata la cosa più bella 7 anni fa, ormai quasi 8 anni fa, mi sono fatto questo regalo splendido a 50 anni, mi sono messo in proprio, ho acceso la mia rete che si chiama come la mia famiglia, perché per chi non lo sapesse ho lavorato per tantissimi anni per altri. È chiaro che quando tu lavori tutta la vita, tantissimi anni per altri, e ti metti in proprio, pretendi molto da te, no? Finalmente il mio cervello, la mia testa, il mio gusto, la mia esperienza e anche, consentitemi, la mia educazione e il mio stile, ha fatto sì che la mia rete dovesse avere una linea, dovesse avere una guida. Soprattutto la guida era quella di mio padre, e lo è tuttora. Era quella, il desiderio di fare una galleria con televisione. E il più grosso desiderio era quello di poter presentare artisti veri, cosa che nel moderno e contemporaneo, scusate, è sempre più raro, è sempre più difficile e anche pericoloso. Ecco perché questo movimento, il movimento Sputnik, mi ha dato nuovamente fiducia nel collezionismo, nel capire che ci sono persone che si proteggono dal mercato, come fanno loro. E la storia di loro è davvero affascinante per chi non lo sapesse, perché tutto accade nel 1957, cioè l'anno in cui la Russia riesce a mandare in orbita il primo satellite, sorpassando gli Stati Uniti d'America, sorpassando l'Asia, che stavano lavorando a questo progetto, ma loro per primi riescono in questo evento. E questi giovanissimi, questi ragazzini, avevano 15 anni, 13 anni, 14 anni, si riunivano di nascosto in un
sotterra, una taverna sotterranea a San Pietroburgo, dove abitavano in Russia, che all'epoca non si chiamava San Pietroburgo, sapete bene, Stalingrado, e loro si riunivano di nascosto per dipingere. Accade questa cosa magnifica, che ovviamente farà festeggiare tutta la Russia di questo evento, e sapete che avviene sotto il regime comunista del tempo, e loro capiscono che questo satellite, che si chiama Sputnik, poteva essere il loro mezzo di trasporto per la libertà. E allora decidono di dipingere dei quadri raccontando quello che secondo loro Sputnik vedeva. Perché Sputnik era un satellite molto potente, ma rudimentale, non aveva occhi, non aveva telecamere. E questo eccitava ancora di più la loro fantasia nel dipingere dei quadri magnifici. Tutto questo accade nel 1957. Ma, come sapete, il regime comunista del tempo non permetteva agli artisti di poter dipingere quello che volevano. Era ammesso soltanto pittura di propaganda, quindi politica e basta. Allora, i quadri di Sputnik di quel tempo purtroppo furono tutti distrutti. Nei primi anni 60 questi ragazzini, che poi diventano sedicenni, 17 anni, decidono di fuggire dal loro paese per fuggire da questo regime comunista così oppressivo. E arrivano prima di tutto in Svizzera, nella città di Losanna. Riescono ad arrivare in questa città a trovare riparo e poi da lì Parigi, Londra, New York e in giro per il mondo per sentirsi uomini liberi. Ma il motivo per il quale tutt'oggi nessuno sa chi siano è perché tutt'oggi, nonostante i governi comunisti repressivi del tempo siano caduti, nonostante questo hanno tuttora paura di eventuali rappresaglie di nostalgici del tempo che possono andargli addosso per quello che hanno fatto in quel periodo. E cosa hanno fatto? Hanno semplicemente raccontato il loro sentimento di libertà e voglia di libertà. Tutto questo piace molto al mondo intero e tra pochi giorni anche al Parlamento di Strasburgo. E tutto questo ha fatto sì che questo movimento artistico che nasce da questi ragazzini che oggi hanno 85, 87, 89 anni, loro stessi sono talmente coesi che fanno sì che questo movimento si autoprotegga da che cosa? Da mercanti o galleristi senza scrupoli, da gente che fa televisione senza scrupoli e da coloro che loro scelgono personalmente perché possono essere rappresentati. Io sono uno dei privilegiati in questo senso, perché sono stato scelto per il mio modo di fare televisione, per la mia idea di fare televisione, per poter presentare i loro lavori. Hanno fatto degli eventi straordinari, dalla Biennale di Venezia alla Convention di Las Vegas e tra pochi giorni al Parlamento europeo di Strasburgo e così via. Ogni volta è una continua crescita di interesse internazionale. Ecco perché questi quadri sono il momento in cui tu metti a parete non solo un quadro magnifico, ma metti un quadro che parla e talvolta grida questo sentimento meraviglioso di libertà. Andiamo a rivedere i quadri, ho capito. Vi rivediamo ancora una volta, per l'ultima volta però, e andiamo a rivederli Alessio, a cominciare dal numero 19, così che arriviamo fino al numero 1. Queste sono, come ho già detto, le opere selezionate da Sputnik, dal movimento Sputnik, non da me, per poter rappresentare il movimento al Parlamento europeo di Strasburgo. Ecco perché ognuna di queste opere ha sul retro il timbro ufficiale della partecipazione al Parlamento, all'evento, e queste le opere appunto che tu questa sera puoi ancora questa sera scegliere, prenotare senza alcun impegno all'acquisto, ancora al prezzo antico. E in questo momento io, Alessandro. Wake up everybody, no more sleeping in bed, no more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Wake up all the teachers, time to teach a new way.
Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming.